Casa Sudano, un programma in collaborazione con Cultura Colori, giornale di informazione quotidiana. Benvenuti a Casa Sudano, ma soprattutto bentrovati in questa seconda puntata di A Casa Sudano, il nostro appuntamento del sabato dalle 16 alle 18 per 2 ore in compagnia dove parliamo di tante cose e in questa seconda puntata sicuramente il primo argomento da trattare è come abbiamo trascorso il 1° maggio, ma non vi voglio dire di più, vi dico soltanto che ci sono tantissimi ospiti e direi di incominciare bene, come sempre, dalla nostra sigla. Mie care coinquiline di Casa Sudano, benvenute anche questo 2 maggio Adele Monaco e Gabriella Calabrese. Come state? Come avete passato questa settimana? In realtà noi Internos ci siamo anche sentite più e più volte, però effettivamente il sabato è la nostra riunione di condominio dove ci vediamo anche, quindi salve, ciao Adele, ciao Gabriella, come è andata questa settimana? Ciao Sonia! Ciao Sonia! Com'è andata questa settimana, Adele? Ma questa settimana un po' come le altre, praticamente. Che vuoi? Tutto bene, comunque, tutto a posto. I buoni propositi per il cibo sono rimasti accantonati, per il fitness anche. Continuiamo! Vabbè, l'importante è farli i buoni propositi, giusto Sonia? L'importante è farli, sì. D'altronde è così. Questa è stata una settimana un po' più strana rispetto alle altre, perché forse essendo insomma farcita dai giorni di festa, perché c'è stato praticamente il 1° maggio, oggi è sabato, domani domenica, sai, tu pensi a una 3 giorni, chissà cosa avresti potuto fare in passato, invece sei stata a casa. Vabbè, però il fatto che piano piano si tenti di ricominciare, insomma, mette, ecco, di nuovo in movimento i buoni propositi di cui parlava Adele prima. Difficili da portare avanti, ma intanto, visto che l'ho anche detto poc'anzi, che ci siamo comunque sentite su WhatsApp, al di là di quella che è la nostra riunione di condominio, so che questa settimana Gabri si è andato a fare la spesa, ci raccontavi ad entrambe, sia sì, a me che ad Adele, quella che è stata la visione del mondo intorno a te di queste signore che addirittura si sono andate ad abbinare. Certo. La cosa, io cerco di uscire in questo periodo, ho cercato di uscire di casa in maniera veramente diciamo razionata, nel senso 7-8 giorni, anche 10 per la spesa, perché mi sembrava giusto rispettare le regole, mi sembra giusto. Quando mi sono trovata oggi, l'altro giorno, scusami, davanti al supermercato, ho guardato con ammirazione delle signore che avevano praticamente la mascherina abbinata agli abiti, non soltanto come colore, Sonia, Adele, no, c'era una signora per esempio che aveva la maglia leopardata con la mascherina. No! Una meravigliosa! Io, ma che razza di donna sono? Che altro, no? Ragazzi, io mi chiedo, io chiedo dove l'abbiano trovata. Tanto di cappello.
Ma dove l'hanno trovata? Vabbè, ragazzi, torniamo a noi. Torniamo a noi con tanto di cappello, come dice la nostra Adele, sulla questione mascherina abbinata alla maglia e soprattutto leopardato, eccetera, eccetera. Insomma, anche bello articolato. Ma il 1° maggio, prima ne faceva menzione la nostra Gabri, quindi direi di andare anche a parlare di quello, perché effettivamente Adele gli altri anni non eravamo in quarantena, quindi almeno per quanto riguarda me, e penso anche te, poi sentiremo ovviamente anche Gabriella, sulla questione 1° maggio noi eravamo al Comic-Con, perché Adele ci ha sempre lavorato e io vabbè, sì. Ormai sono un'otacona proprio, ma un'otacona, che ve lo dico a fare. Quindi un po' i nostri ricordi, Adele. Sì, no, ricordavo perché chiaramente, vabbè, al di là della situazione Covid che è chiaro ci porta a riflettere su tante cose, però effettivamente il 1° anno da ormai sarebbero stati 7 anni, no, 6 anni. Che vado al Comic-Con a lavorare e la prima volta appunto ci vado mi sento strana effettivamente e nel rivedere proprio ieri rivedevo sai tutte le magliette delle divise sostanzialmente che ci davano che io colleziono praticamente le tengo tutte vicine come anche i pass sì e ho visto io avevo al pass non so se ti ricordi tutte le spillette attaccate di quando appunto io mi liberai un attimo e andammo a quella lì al padiglione 3 quello del merchandising vabbè ma è deformazione professionale sì però per deformazione professionale io mi trovo anche tra virgolette fatemi passare il termine costretta a dire delle informazioni fondamentali se parliamo del Comic-Con ecco io ho recuperato quello che era il manifesto che doveva essere effettivamente il manifesto di quest'anno perché il Salone Internazionale del Fumetto di quest'anno si doveva tenere appunto dal 30 aprile al 3 maggio e per ovvie ragioni ovviamente non è stato così però poi sull'internet ci è stato anche comunicato che probabilmente l'edizione 2020 si farà. Io sto leggendo testuali parole appunto dal sito del Comic-Con, si farà con nuove date e si sta pensando addirittura ad una edizione estiva. Sul sito c'è anche questa vignetta così simpatica, ecco così possiamo definirla. Ovviamente si legge dal sito del Comic-Con, in prima battuta si terrà presente la sicurezza e soprattutto la salute di tutti. L'edizione 2020 si prospetta per fine giugno, inizio luglio. Ovviamente loro dicono di essere al lavoro e che i biglietti e gli abbonamenti già acquistati saranno validi per le nuove date e che nei prossimi giorni informeranno un po' in merito a quali saranno le modalità, ma soprattutto i dettagli del cambio giorni e la modifica del nominativo, perché ricordiamo appunto c'è un biglietto nominale. Poi seguiremo la vicenda, io la seguirò, penso anche Adele, Gabriella forse un po' meno, dice non so di cosa state parlando. A proposito, prima di continuare a parlare di Comic-Con, voglio dare la parola anche a te sulla base di quelle che sono state le tue esperienze passate del 1° maggio. Cosa facevi il 1° maggio negli anni passati? Io non sono una grossa appassionata di fumetti, quindi il Comic-Con non faceva parte del mio percorso. Il 1° maggio però per me era una giornata particolare perché siccome quando ero insomma più ragazza mi riunivo con gli amici, ascoltavamo musica molto spesso per le strade, così negli ultimi anni ci riunivamo a casa di qualcuno e guardavamo un concertone da Piazza San Giovanni a Roma cantando, insomma ritornavamo un po' indietro nel tempo. Ecco, quest'anno non poter fare quella riunione un po' mi è mancato, anche se un po' di musica in TV comunque c'è stata lo stesso, l'abbiamo visto, però non è la stessa cosa perché era proprio il momento per ritornare ad avere 20 anni e la cosa non mi dispiaceva, in effetti. Era una cosa piacevole, insomma.
Però, ma torniamo al Comic Con, perché va bene la musica, ma quella la possiamo ascoltare tutti i giorni. Noi otaku eravamo e siamo sempre appassionati delle fiere del fumetto, e visto che c'ho Adele, che lei è praticamente un punto fermo quando vado al Comic Con, me la devo sfruttare, Gabri, perché è comunque un momento che io sto vivendo di oddio, perché non c'è, però effettivamente la situazione è quella che è. Quindi non so, un aneddoto che vogliamo raccontare, Adele, del Comic Con anche dell'anno passato. Ma quanti ne vuoi comunque? No, forse dell'anno passato, qualcuno più indietro, dai, qualcuno che magari chi è venuto di sfuggita alla fiera non conosce. Ma no, guarda, allora... Io non c'ero, mi sa! Allora, no, vabbè, nel corso di questi 6 anni comunque il Comic Con si è evoluto. Per esempio, ricordo che 2 anni fa avevano addirittura integrato anche l'Arena Flegrea alla zona dedicata al Comic Con, e sicuramente la mostra d'oltremare offre tutto quello spazio in cui voi otaku potete come voi si è tirata fuori, è veramente lei si mette dalla parte di quelli che lavorano, sì, vabbè, quella che si va a comprare per prima le spillette, le cose e si ricorda pure tutti i padiglioni. Vabbè, allora, bene o male i padiglioni alla fine restano più o meno quelli. Quello che le novità, quelle di anno in anno, sono sicuramente gli ospiti, sia quelli che vanno all'auditorium, al Teatro Mediterraneo, per intenderci, così come al punto autografi. Ogni anno, chiaramente, al di là delle presenze costanti, tipo... E allora, Adele, la domanda sorge spontanea, visto che tu fai quella che lavora e dice che non vai al Comic Con perché lavori, quale autografo o fotografia ti sei fatta che tieni più nel cuore? Allora, sicuramente Gabri in questo ne sarà felice, sicuramente il fumetto del commissario Ricciardi, quindi con Maurizio De Giovanni. È l'unico che potrebbe spingermi al comico. No, io devo dire che ogni volta che vado al Comic Con sono veramente dei pezzi di cuore, ogni fotografia, ogni ricordo, ogni video, quindi non saprei scegliere io, per esempio. Poi anche il maestro Milo Manara, anche. Mamma, sì. Mi fermo anch'io, per carità, ci mancherebbe altro, quella è arte. Pur non essendo un'appassionata di fumetti, Milo Manara, mamma mia, è il fumetto. Poi episodi tragicomici, te ne racconto quanti ne vuoi. Dai, bambini uno, che fanno... Bambini che fanno perdere la pazienza ai genitori, che scompaiono, genitori che non trovano i figli che non si ricordano dove vivono, il numero di telefono di nessuno. Forse ricordo questo ragazzino di 12 anni, non ricordava né il numero di telefono, aveva perso il telefono, no, meglio, aveva lasciato il telefono agli amici e si era perso dagli amici. Che si era perso. Vedi il problema dei cellulari. Noi una volta i numeri li sapevamo a memoria tutti, quantomeno quelli di casa, quelli di nonna, quindi invece adesso con la rubrica digitale nessuno impara più un numero a memoria e se perdi il telefono sono guai. Ma il bello è che non ricordava neanche l'indirizzo di casa. Scusami, quanti anni aveva? 12 anni, se non mi sbaglio. Comunque la mamma, poi alla fine ho fatto una ricerca degna di Sherlock tramite Instagram, Facebook, sorelle, fratelli, addirittura la sorella che viveva in Scozia, ricordo. Alla fine sono riuscita a contattare la madre, le ho lasciato, no, anzi il fratello, che al ristorante dove lavorava. Alla fine mi ha fatto... Ma come si chiamava questo ragazzino? Non me lo ricordo il nome, però la madre
No, il nome non me lo ricordo, però la madre fu veramente dolcissima, veramente era spaventatissima quando poi arrivò a riprenderlo sostanzialmente. E ancora oggi la mamma è carinissima, mi scrive, che ne so, alle feste, l'ultima volta a Pasqua mi ha fatto gli auguri di Pasqua, cioè No, è che bello. dolcissima. Quindi cioè, poi nascono pure un sacco di cose, per esempio nuove amicizie. Io l'anno scorso ho conosciuto due ragazze con le quali sono diventata proprio amica. Ah, Infatti, questo è cioè, bello, molto bello. quest'anno non potevamo festeggiare l'amicizia, un anno di amicizia al Comic-Con praticamente. Vabbè, con una videoconference lo so che non è lo stesso, però secondo me si potrebbe anche fare un po' come quelle che sono le serate che trascorro insieme ad altre amiche che voi ben conoscete, il sabato sera con un po' di vino e qualche chiacchiera ci facciamo appunto compagnia. L'ultima domanda quindi mi sorge spontanea. Abbiamo raccontato quello che è stato in precedenza, in questi anni precedenti, il nostro primo maggio. E ovviamente quest'anno l'abbiamo trascorso nelle nostre case in quarantena, ma c'è qualcosa ancora che si deve festeggiare? Perché già il 25 di aprile, quando ho fatto un piccolo sondaggio sui miei social, è stato detto non c'è niente da festeggiare. Adesso il 1º maggio, vai prof, cediamo la parola a te, visto che ormai Adele col comico non ci ha dato dentro, non ha fatto parlare nessuno. No, io penso che ci sia sempre qualcosa da festeggiare. I numeri si stanno comunque affievolendo, la curva sembra essere insomma inclinata verso il basso. Piano piano, ovviamente con le dovute cautele, stiamo uscendo fuori con responsabilità da questa situazione, quindi c'è sempre da festeggiare. Adesso avremo da festeggiare e da lavorare, perché la nostra economia sicuramente ha risentito di questa cosa e ci dobbiamo rimboccare le maniche. E lavorare tutti, quindi c'è da festeggiare una rinascita che ci sarà e che ci deve essere sicuramente. Diciamoci la verità, tutti stanno rimpiangendo, soprattutto i parrucchieri e le estetiste, che da copione, come ha detto anche il Premier Conte, dovrebbero riaprire il 1º di giugno. Io allora mi faccio i capelli da sola, me li taglio, me li acconcio da sola. Le unghie, mi facevo una volta le unghie, adesso la mia estetista mi odia a morte perché me le faccio da sola. I peli non ce li ho, quindi sono l'unica italiana che non ha risentito di questa cosa. Mi No, sta che non fa ripartire l'economia! Adele diceva: mi sono tagliati i capelli da sola. Lo dobbiamo dire, Adele, questa cosa, perché dobbiamo dirlo. E hai Guarda, ma trovato. penso che si nota comunque, anche se non lo diciamo, che ho tagliato i capelli da sola. Prometto che non lo farò mai più. Sentite ragazze, io ho trovato un video carinissimo che adesso mettiamo qui per farlo vedere anche chi ci segue da casa, che è un video di amiche che tagliano i capelli insieme e noi invece ci separiamo, ma per pochi istanti perché poi torniamo a riunirci nelle nostre riunioni di condominio. A tra poco. Okay. All right, that's a start. Oh, okay. Your turn. Wait, I'm I gonna gotta. start crying. Oh, no, it's so it's funny. working. It's working. Oh my God. Wait, I can't see, but go ahead. Oh God. All right, we're doing it. All right. I did below the nose to start and go straight. Oh my God. A Casa Sudano è un piacere poter parlare anche di nutrizione, di come alimentarsi bene in tempo di quarantena, adesso che c'è l'emergenza Covid e quindi con enorme piacere ospito a casa mia, benvenuta a Casa Sudano, la dottoressa Marita Bertelli, la dottoressa in scienze della nutrizione. Ciao Marita, buon Ciao pomeriggio. Sonia e salve a tutti. Allora, io con te voglio parlare, come ho appena detto, di nutrizione e di Covid.
cosa mangiare, o meglio, che cosa preferire rispetto a qualche altra cosa. Ecco, andiamo subito al punto. Allora, Sonia, sicuramente l'emergenza che stiamo fronteggiando è una cosa abbastanza inaspettata per noi, perché siamo una popolazione occidentale, non siamo se sempre abituati a una pandemia di questo tipo. Pertanto, quelle che sono le nostre abitudini sono state abbastanza sovvertite, partendo da quelle che sono le nostre abitudini alimentari. Quello che però volevo specificare prima di addentrarci nel discorso è sicuramente la funzione psicologica che sta avendo il cibo in questa, in questo momento. Basti pensare a quanti italiani che si sono scoperti pizzaioli, alle mamme che magari tentano di intrattenere i bambini impastando o con altre preparazioni, ma mi viene in mente anche il gruppo di studenti che convivono in una stessa abitazione, ma anche la coppia che di solito ordina al takeaway, che invece si sta cimentando ai fornelli. Quindi rivediamo il cibo dal punto di vista sì, psicologico, proprio come collante delle famiglie, come collante di persone, e quindi ha una funzione anche, se vogliamo, di cibo dell'anima. Tu mi chiedevi cosa preferire. Sì. Sicuramente, diciamo che lo smart working che molti stanno compiendo in queste settimane non ci aiuta a migliorare la sedentarietà, però possiamo Infatti. partire da piccoli trucchi che partono dal supermercato. Le autorità ci hanno detto più volte che andare a fare la spesa giornalmente non è utile, sia dal punto di vista della salute, perché si creano assembramenti, ma anche perché le scorte non smettono di essere trasportate ai supermercati, quindi non vedo il motivo per cui la gente si affolli quotidianamente al supermercato. Mi è capitato di fare la spesa in questi giorni, ho visto sempre persone con carrelli pieni di bevande gassate, di merendine, patatine, biscotti farciti. Alcolici, direi, molti Alcolici, alcolici. assolutamente, Io in questi assolutamente. giorni leggevo proprio una classifica delle cose più comprate dagli italiani in Sì, questo periodo, e tra le varie schifezze, si può dire schifezze con una certo. cioè patatine, un po' quello che dicevi tu, soprattutto tantissimi alcolici, cioè il vino, Esatto, la birra. assolutamente. Ma sai perché? Sostanzialmente gli italiani, in generale, hanno utilizzato questa fase di lockdown, questo dover stare in casa quasi forzato, come se fosse un po' una grande festa perenne. Ed è sostanzialmente un atteggiamento sbagliatissimo, perché già abbiamo perso quelle che sono le nostre abitudini quotidiane, dovevamo quantomeno mantenere una routine dal punto di vista alimentare. Se noi andiamo quotidianamente al supermercato, veniamo attirati da quelli che sono i famosi prodotti civetta, che ci ingolosiscono, però sono ricchi di grassi saturi, di zuccheri, di conservanti, di sale. Quindi noi, oltre che per le misure di sicurezza, sarebbe bene andare al supermercato con una lista, già impostata, che, ci illustri il menu settimanale. Noi, con questi, diciamo, con questi appunti, siamo in grado di acquistare solo quello che c'è davvero necessario. E andiamo pertanto a evitare di avere in casa pasti pronti, che sono ricchi di grassi e di sale, di junk food, quello che chiameremo comunemente cibo spazzatura. Cara Sonia, tu mi metti queste immagini che sicuramente attireranno molti di noi. È indubbio che Mi possono parli di cibo di ingolosirci, spazzatura, certo. certo. Però però non dobbiamo demonizzarlo nel modo più assoluto, perché abbiamo parlato prima della componente psicologica ed è inevitabile che questo cibo ci renda anche un po' felici. Magari lo releghiamo al weekend, al sabato. Sai cosa faccio, Marita? Vabbè, oltre al fatto che sicuramente il sabato, come stavi cercando di dire tu, mi concedo qualche Ma è sfizio, giustissimo, è non giustissimo. tanto cibo spazzatura quanto sul pezzettino di La cioccolata, pizza, sì. la pizza, però fatta in casa, perché da me non arriva ancora Assolutamente. il delivery, quindi ancora non riesco. Oppure piuttosto, ecco, sai cosa faccio? Un po' di vino, però sempre il sabato,
Queste sono delle piccole cose che faccio nel corso, insomma, della settimana. Mi concedo dei piccoli sfizi che penso non siano così negativi. Ma anzi, il vino rosso e il cioccolato fondente sono ricchi di polifenoli che sono antiossidanti molto importanti. Nelle piccole quantità possono essere consumati volentieri, quindi non è sbagliato il tuo ragionamento. Invece, Sì. nell'arco della giornata, quando mi sento un po' giù, prendo un tè. Io devi sapere che prendo qualsiasi bevanda senza zucchero, cioè non mi piace né il caffè con lo Assolutamente, zuccherone, però assolutamente. faccio questa cosa qui. Invece di ingozzarmi di schifezze, prendo due cucchiai di zucchero e li metto nel tè nero e mi sento già un pochino meglio. Forse non so, sto sbagliando. Diciamo che le bevande zuccherine non sarebbero la cosa migliore. Ti consiglierei magari di provare con il miele, che è sicuramente un dolcificante e anche calorico, però diciamo è da preferire allo zucchero bianco che, essendo raffinato, non è un toccasana per il nostro organismo. Tu mi hai parlato di bevande, vorrei. Attenzione, quando stiamo in casa, non so se ti è capitato, lo stimolo della sete è sempre meno accentuato. Quindi molte persone lamentano di non riuscire a bere quel litro e mezzo, due di acqua che si consiglia. A tal fine, diciamo che in questo litro e mezzo, due di liquidi, non dobbiamo pensare solamente all'acqua. Ci sono tante altre bevande non zuccherate, non gassate, che possiamo consumare e che vanno ad accrescere questa quantità di liquidi che dobbiamo introdurre. Sì. Basti pensare alle varie tisane, ci sono tantissime tisane anche aromatizzate alla frutta, persino al cacao. Quindi, ma anche una spremuta di qualsiasi, una centrifuga, queste sono tutte bevande naturali, non gassate, non zuccherate, che vanno ad aggiungersi alla quota di liquidi che noi dovremmo assumere giornalmente e che ci impediscono una disidratazione. Quindi il primo consiglio che tu stai dando a tutti noi è bere, cioè Bere, rispettare 2 litri assolutamente, sì. d'acqua o comunque di una bevanda che possa andare a sostituire naturalmente l'acqua al giorno. Invece parliamo anche di frutta e verdura. Io ho scaricato questa immagine di Giusto, quelle che sono sono la assolutamente frutta e la verdura in immagini alto. per, sì, sono immagini pertinenti a quello che andremo a dire, perché come ci ricorda anche il Ministero della Salute, questo periodo di calma, di momento da dedicare a noi, può essere sfruttato per riprendere una sana alimentazione, magari un'alimentazione che non abbiamo proseguito nel resto dell'anno. Sì. Questa frutta e verdura, ora con la bella stagione, è anche molto golosa, è anche molto dolce, quindi possiamo sfruttare gli spuntini per consumarla. Vedo ciliegie, fragole, ma anche mele. Sono frutta che ha pochissime calorie e anche pochissimi zuccheri. Le fragole, per esempio, contengono l'ossilitolo, che ci aiuta anche per migliorare la salute dei denti. Quindi dobbiamo consumare sì 5 porzioni di frutta e verdura, ma possiamo disporla nella maniera che più ci aggrada. Per esempio, lo spuntino delle 10, lo spuntino delle 16. Non dobbiamo pensare a uno spuntino per forza al panino, alla merendina, al biscotto. Possiamo utilizzare questa frutta che tu correttamente ci hai mostrato, oppure anche molto utile è la frutta secca, che non è tipica del periodo, ma vale per tutto l'anno. Una Io uso porzione di molto, molto i mirtilli perché mi piacciono molto. Sì, I per mirtilli. i mirtilli consiglierei, se sono secchi, di controllare che siano mirtilli seccati naturalmente, perché molto spesso vengono utilizzati degli oli vegetali o degli zuccheri per migliorare il prodotto finale. No, Ma io uso i mirtilli quelli con l'aceto di mela. Di mela, disidratati, sì. quelli sì, Sì, forse. quelli. E poi molte mandorle. Ecco, le mandorle sono utilissime, consiglierei di consumare una quantità di circa 100 calorie, Io mi regolo con corrispondono. tre mandorle al giorno, è Sì, poi sbagliato?
poi anche aumentare un po', perché le mandorle contengono dei grassi che sono positivi per il nostro organismo. Noi siamo abituati, ma anche le noci, noi siamo abituati a pensare al grasso come un qualcosa di negativo. In realtà dobbiamo sempre fare una distinzione tra cosiddetti grassi buoni e grassi cattivi, in quanto ci sono degli acidi grassi chiamati poliinsaturi che vanno a migliorare quello che è il nostro benessere fisico. Diciamo che una quantità di circa 100 calorie può costituire uno spuntino che ci sazia, ma al contempo migliora quelle che sono delle caratteristiche della nostra salute, come può essere l'aspetto cardiovascolare, ma anche l'abbassamento del colesterolo cattivo o LDL, mentre aumentano i livelli di colesterolo buono. Qui vedo il salmone, l'avocado, le olive, sono tutti alimenti che contengono grassi buoni e assolutamente vanno inseriti in un contesto di dieta sana, chiaramente nelle adeguate percentuali, non bisogna mai abusare come di nulla. Beh certo, assolutamente. Senti, prima di passare a analizzare quanto importante, io prima anche a webcam spente, perché adesso dobbiamo parlare di webcam, non di telecamere, ti raccontavo quello che un po' sappiamo tutti, che molte persone che ci seguono da casa in realtà non hanno nemmeno il balconcino per prendere un po' di sole. Beh, quindi ti chiedevo se effettivamente la vitamina C può essere un aiuto in più rispetto a quello che potrebbe magari, ecco, essere semplicemente una frutta e verdura o un alimento in particolare. Allora, sicuramente le vitamine, parlando in generale, hanno sempre una funzione positiva, perché vanno a coadiuvare quelli che sono i vari processi fisiologici. Tuttavia, per la vitamina C, non ci sono delle vere e proprie evidenze scientifiche che dimostrano che vi è una prevenzione dei malanni, come per esempio il raffreddore. Però nel quadro generale è sempre bene assumerne una buona quantità, perché, come dicevo, concorre al miglioramento dei processi fisiologici. Molto importante, sempre in questo periodo, può essere la vitamina D, che diciamo in questo periodo è stata oggetto di fake news, perché spesso alcuni hanno affermato che la vitamina D prevenisse o proteggesse dal Covid. In realtà questo non è provato scientificamente, tuttavia sempre per il fattore benessere dell'organismo, esporsi al sole anche dalla finestra banalmente, no? E assorbire quelli che sono i raggi del sole aumenta la sintesi endogena di vitamina D e quindi concorre a questo famoso benessere di cui stiamo parlando. Non riusciamo a esporci al sole perché effettivamente non stiamo uscendo e viene difficile. Appunto, anche se adesso c'è l'ora d'aria, diciamo. Sì, sì. Affacciamoci dalla finestra, non basta chissà quanto, oppure possiamo consumare gli alimenti ricchi di vitamina D, come può essere anche il pesce che vive a contatto con la superficie del mare, il sole filtra e quindi noi poi alla fine abbiamo questo introito di vitamina D. Senti, dottoressa, invece questa cosa della mela che toglie il medico di torno, no, non è vera. No, come suggerivo, ogni tipo di frutta ha una sua peculiarità, ma tutte insieme nel complesso garantiscono che il nostro corpo, parlando proprio banalmente, funzioni nella maniera corretta. Noi la frutta dobbiamo assumerla sia dal punto di vista delle vitamine, perché ce ne sono in abbondanza, dal punto di vista dei sali minerali, ma anche dal punto di vista della fibra, perché noi non dimentichiamo mai che soprattutto a livello della buccia, quando la frutta non è trattata chiaramente, ha un valore importantissimo. La fibra nel nostro intestino funge da spazzino nel senso di raccogliere quelle che sono le chiamiamole impurità, parlando sempre in maniera spicciola, e quindi
poi queste impurità vengono eliminate. Ovviamente nel corso di questa settimana abbiamo anticipato la tua presenza a Casa Sodano e quindi ci sono arrivati un po' di messaggi, un po' di domande, un po' di richieste, e quella sui grassi buoni da comunque poter mangiare, sì. Diciamo già hai risposto, quindi vado oltre. E c'è una signora, lei si chiama Maria, ci ha detto che la figlia, che è piccina, 6 anni circa, è molto ghiotta di uova e vorrebbe sapere quante volte può prepararvele e soprattutto quali, insomma, come fargliele, se piuttosto sì. soda oppure da qualche altro modo. Allora, io mi rivedo in questa bambina perché adoro davvero tanto le uova. Spesso le uova vengono demonizzate per il loro contenuto di grassi e di colesterolo. Tuttavia, le uova, diciamo, da qualche anno sono state riabilitate proprio perché contengono una ottima fonte proteica, ma soprattutto hanno un ottimo potere saziante, quindi quando noi consumiamo le uova riusciamo a rimanere sazi più a lungo, quindi evitiamo di consumare altri alimenti nel breve termine. Le uova sono assolutamente indicate per i bambini, ma in generale anche per gli sportivi, un po' per tutti, perché contengono vitamina A, che è importantissima per la vista, ma anche per la pelle e i capelli, e per coadiuvare alcune difese immunitarie, la vitamina B6 e la vitamina B12, ma anche ferro e calcio. Quindi la signora può dare più volte a settimana l'uovo, magari cucinandolo alla coque quando l'uovo è molto fresco, quindi far cuocere circa 6 minuti, oppure l'uovo sodo, circa 8-9 minuti, e magari abbinarlo a un'insalata, perché l'uovo sodo si sa si può consumare in tantissime ricette. Per i bambini è un'idea carina metterlo nell'insalata come se fosse un fiore, no? Anche per invogliare il loro senso di mangiare le verdure. Per noi adulti diciamo, suggerisco di abbinarlo con un toast all'avocado. Non so se è una ricetta che tu già conosci, però lo faccio spesso invece è avocado toast. È una cosa che secondo me per gli sportivi è assolutamente fantastica. Io lo faccio in camicia all'uovo, mi piace molto. Ecco, è un modo sano, perché non si utilizzano grassi. Puoi anche evitare dei condimenti, perché l'uovo rimane in purezza, quindi sì. Basta giusto un pizzichino di sale e pepe e si può consumare. Quindi esatto. La signora può prendere spunto da quanto abbiamo appena detto per dare le uova alla figlia. Infatti voglio salutare anche la bambina che si chiama Sara. E voglio Ciao, Sara. Infatti, povera piccola, l'abbiamo salutata, abbiamo citato la mamma ma non lei. E volevo leggerti velocemente anche l'ultimissima domanda, perché credo che sia interessante, non ne abbiamo forse parlato tanto. I legumi, si chiede a un'altra persona, lui è un ragazzo, si chiama Giovanni. Giovanni ci chiede quante volte a settimana invece può assumere legumi, perché lui non ama molto, a differenza della bambina, non ama molto i legumi, però sa che sono buoni per il proprio organismo. Per i legumi, caro Giovanni, non abbiamo assolutamente controindicazioni, puoi assumerli come e quando vuoi, chiaramente se non hai patologie relative all'apparato gastroenterico, quindi problemi di gonfiore, colite o altro. Se magari non preferisci i legumi nella zuppa, che è la modalità italiana più, diciamo, più sperimentata, puoi usarli, anche perché andiamo incontro all'estate, quindi comincia a far caldo, nelle insalate. Ti do al volo una ricettina con i fagioli da abbinare a dei pomodorini pachino tagliati in pezzettini, origano, cipolle e olive. Viene un'insalata assolutamente buonissima, fresca, proteica, che può essere consumata anche in estate se ci permetteranno di andare al mare, quindi può essere un pranzo veloce che possiamo portare un po' dovunque.
i legumi non dobbiamo mai trascurarli in nessuna stagione. So che in effetti risultano un po' pesanti in estate perché noi siamo abituati a consumarli in zuppa, ma se, come suggerivo, li abbiniamo anche nelle insalate insieme a un couscous, riusciamo a consumarli anche con la bella stagione perché i legumi sono ricchi di fibre che, come abbiamo detto, sono importanti per il nostro organismo, ma anche ricche di proteine. Quindi chi non mangia carne, chi non mangia pesce, sostanzialmente vegani o Sì. vegetariani, possono assumere da questi legumi tutte le sostanze che necessitano, come le proteine, ma anche la vitamina B che è assente in altri alimenti. Volevo un attimino specificare i legumi, se possibile, abbiniamoli sempre a una fonte di cereali in maniera da avere un piatto completo, un pranzo Perfetto. completo. Io penso che abbiamo fatto una bella, bella chiacchierata un po' su tutti i temi, anche rispondendo a quelle che sono le domande. Ovviamente, Marita, io spero di riaverti a Casa Sodano quanto prima, magari Quando per vuoi. fare piccoli speciali, non so, su persone che magari hanno determinate patologie piuttosto che per i bambini, ecco, per fasce d'età. Io intanto ti ringrazio di cuore per essere stata ospite a Casa Sodano e mi auguro presto di conoscerti dal vivo. Grazie Sonia, grazie. Ciao a tutti. Ciao, ciao. E a Casa Sudano con Adele Monaco vogliamo parlare ovviamente anche della novità di questa quarantena, perché quelli più affezionati alle serie TV, sia animate che non, ai film, sicuramente hanno scaricati da una vita e gli abbonamenti che riguardano, non so, Netflix piuttosto che Prime, piuttosto che altre piattaforme, però in questa quarantena è venuto fuori anche Disney Plus. E visto che tu, donna, te lo sei scaricato, hai fatto l'abbonamento più che scaricato, volevo sapere se effettivamente possiamo rispondere insieme a quella che è la domanda che si fanno un po' tutti: ma ne vale realmente la pena? Che cosa c'è in questo Disney Plus? Allora, io ho iniziato la settimana gratuita, ero a 50 e 50, cioè ero molto felice di scoprire i vecchi cartoni Disney che ci hanno accompagnato nell'infanzia, nell'adolescenza e che continuano ad accompagnarci ancora, perché io non ci credo che gli over non li guardano più i film Disney. Non ci credo, non voglio crederci. Quindi ero un po' così, nel senso che Titubante. ero un po' titubante perché non sapevo quello che poi avrei trovato. Quindi, visto che c'era la settimana gratuita, l'ho attivata e devo dire la verità, sono rimasta piacevolmente colpita. Si vede che è una piattaforma nascente perché non ha il bacino di contenuti che può avere un Netflix o un Amazon Prime o anche altre piattaforme già più conosciute, però siamo comunque all'inizio ed è notevole comunque che al di là dei contenuti Disney, i contenuti Pixar, che voglio dire rientrano nel mondo cartoni animati così come un po' Sì. anche Marvel, siano stati bravi ad accaparrarsi anche la saga di Star Wars, che negli ultimi anni ha avuto come si dice, un bacino di utenti In favorevole. realtà l'ha sempre avuto, diciamo la verità, però ultimamente anche quelli che non erano tanto vicini a questo mondo si sono avvicinati ancora di Si più. sono Poi altre avvicinati ancora cose. di più, certo, perché di seguaci ovviamente ce n'erano tantissimi, però col Sempre. fatto che stanno chiudendo sostanzialmente tutta la saga con gli ultimi tre film, è chiaro che ha preso parecchi giovani di adesso che magari non conoscevano la saga precedente. Molto male E questo, eh? come? Ho detto molto male, Sì, trattandosi molto comunque male. di No, un certo, classico insormontabile. assolutamente, fa parte proprio di cultura generale, Star Wars, assolutamente. Poi, secondo me, una cosa molto molto carina è anche il mondo di National Geographic, perché non ha solamente dei semplici documentari, ma ho notato anche diverse serie ispirate, che ne so, al relitto del Titanic, che mi ha molto colpito, infatti prossimamente mi ci dedicherò pure, e altre spedizioni varie, diciamo
veramente ce Ma n'è bello, bello ricco, in qualche modo possiamo dire che ne vale assolutamente la pena. sì, Intanto io l'ho io voto. scaricata mentre tu parlavi e non ho fatto in tempo a metterla, mo la mettiamo, eccola. Per un gusto, per un vanto mio. Senti, ma quindi fino adesso che cosa hai rivisto o cosa hai visto di nuovo? Perché prima anche webcam spenta, ecco, tramite messaggio mi hai detto che ci sono sulla piattaforma tantissimi anche film nuovi e vecchi, ma anche e soprattutto delle serie animate, dei film animati appunto della Disney belli, belli nuovi. Che cosa hai visto già? Allora, intanto io mi sono prefissata di rivedere, anche se molti li conosco a memoria, tutti i classici Disney che noi conosciamo, quindi Biancaneve, Cenerentola, Pinocchio, la carica dei 101. Li voglio rivedere tutti per così. Perché la cosa bella è che ci sono anche i film ispirati ai cartoni che noi conosciamo. Quindi io poi volevo fare un mio paragone sostanzialmente tra il film e il cartone. Qual è meglio e qual è peggio? Qual è più bello, qual è più emozionante, eccetera, eccetera. Io ho messo un po' tutti quelli che sono i classici, però adesso mi devi dire qual è il tuo preferito, perché sicuramente se lo stanno chiedendo da casa. Tra le Allora, principesse Disney, qual è la tua preferita? la mia principessa preferita è Aurora della Bella Ma Addormentata. dai, anche la mia! No, anche perché no, c'è tutto un discorso anche sulla figura principe. E dimmi, dimmi. Perché io ritengo che nella Bella Addormentata nel bosco il principe faccia il vero principe, Cioè? cioè che va dalla strega malefica. La sconfigge, certo, con l'aiuto delle fatine, è chiaro, però fa l'om, come si dice, va e Quindi è lotta per la sua amata. una Perché principessa acculturata. Biancaneve, cioè sì, perché Biancaneve, per quanto mi è sempre piaciuta per i costumi, eccetera, era anche un mio vestito di carnevale. Il principe, secondo me, non ha nessun ruolo, se no arriva lì dal bacino e fanno tutto i nani. I nani sono i veri eroi del cartone. Cenerentola, idem. Alla fine il principe si innamora di lei, però poi manda oddio, mi sfugge il nome, il sottoposto del re, comunque, non mi ricordo come si chiama. Però manda lui in tutto il regno a cercare la fanciulla che calzi la scarpetta di cristallo. Io intanto ho messo in fila tutte quelle che sono le principesse, mia cara Adele, e devo dire che sicuramente tra le tante donne, bambine, ma anche ecco, più adulte, le donne che ci seguono da casa, una delle principesse preferite in assoluto tra le tante sicuramente è quella di Frozen. Sì, Anna, anche Elsa comunque. Elsa, sicuramente Sì. Elsa. Sì, assolutamente. Per esempio, una che è passata secondo me leggermente in sordina rispetto agli altri nuovi Disney, secondo me è Ribelle. Io Ribelle l'ho a me è visto molto però. piaciuto per il fatto che è lei che fa tutto, è incredibilmente femminista, secondo me. Quindi mi piace questa cosa che non è la fanciulla che deve essere salvata, ma è lei che si butta in prima persona a fare tutto. Mi ha Invece tra le principesse Disney che mi sono sempre piaciute, però inizialmente le avevo un pochino, ecco, lo avevo un pochino snobbata come cosa. Poi quando ho incominciato a dire, ma sei proprio tu, sei proprio tu, vedete se ci arrivi. Chi è? Non ci Sei proprio arrivi. tu, sei proprio tu. Fammele rivedere tutte. Aspetta. Non ci arrivi, ma forse non c'è neanche questa principessa qui. No, non c'è. Rapunzel. Ah, sì, c'è, eccola, Rapunzel, sì. Rapunzel, immaginavo. Tutti mi dicono che io assomiglio a Rapunzel, invece io quando ero piccola mi sentivo tanto bella addormentata, non perché ero addormentata di testa, ma perché No, non certo. c'era appunto la storia del principe, come dicevi tu, forse però effettivamente sono tra Ribelle e Rapunzel. Sì. Sì, è vero. No, c'è qualcosa di Rapunzel, è vero, hai ragione. La lunga chioma Capelli. bionda.
E i capelli, gli occhi verdi. Senti, Sì. Adele, ma quindi a maggior ragione tu questo abbonamento, visto che hai provato la settimana gratuita, lo farai? Rimarrai con questo abbonamento? Sì, assolutamente sì. Anche perché è vero che non c'è tantissima roba, però neanche poca. E in una settimana non c'è il tempo di vederli tutti. Quindi secondo me merita di essere rinnovato, insomma. E tra i film Perché. Marvel che cosa ti piacerebbe vedere? Non te l'ho Ma chiesto. sicuramente quello degli Avengers che l'anno scorso non sono riuscita a vedere. Ricordo al Comic Con che c'era il guanto di. Non mi ricordo. Sì. C'ho anche la fotografia, infatti lo vorrei vedere giusto per essere più preparata. Poi sicuramente un'occhiata la darò sicuramente anche a Spider-Man, che è stato uno dei miei flirt innocenti da bambina, diciamo. Io ero innamorata di Batman, ormai lo sanno tutti. Ho sempre No, io odiato Superman, ma Batman, io sono una grande fan. Batman non lo conosco tanto bene, cioè non lo conosco, sembra che sto parlando. No, io Lupin adoravo. Anch'io quello, ah, ma vabbè, quello poi è un'altra cosa, però stiamo parlando di Marvel, quindi non Lo ti posso so, lo so. raccontare il mio flirt non corrisposto perché giustamente con Lupin. Un giorno te lo racconterò e anche, fa anche molto ridere, veramente fa molto ridere. Senti, invece, ultimissima domanda, perché siamo quasi agli sgoccioli di questa chiacchierata su Scopriamo insieme Disney Plus, se effettivamente ne vale o meno la pena, ed è. Ecco, una risoluzione di tutte quelle che sono le domande. Abbiamo cercato di presentarlo al meglio, ma effettivamente, se io ancora non ho provato nemmeno la settimana gratuita di cui tu parlavi, ho già Amazon Prime, mi sono fatta l'abbonamento gratuito in quel caso per, io spero si pronunci così, VVVD, chi conosce il genere anime sa benissimo di che cosa sto parlando, ho Netflix. Ne vale la pena? Me lo devo fare st'abbonamento? Ma io direi di Diresti di sì, perché? sì. Io direi di sì perché il mondo Disney è così magico, cioè vuoi perché ti riporta comunque a ricordi del passato, di quando si era bambini e spensierati, vuoi perché comunque si va avanti, quindi continuano a produrre tantissimi bei contenuti. Uno fra questi, per esempio, mi viene in mente Inside Out, che secondo me è assolutamente geniale. E quindi sì, io lo farei assolutamente. E senti il confronto, visto che l'immagine ce lo permette anche quella che ho scelto come, per parlarne appunto, Netflix, Disney Plus, chi vince questo scontro? Poi magari facciamo anche lo scontro con Prime Video settimana prossima, però Netflix, Disney Plus, chi vince lo scontro? Guarda, qui sono fortemente indecisa. Secondo me, si devono avere entrambi. Perché No, non puoi cavartela no, così. sì, perché Netflix comunque ha altre cose che Disney non ha. Secondo me l'uno completa l'altro. Perché Netflix non ha la magia Disney. Disney o Pixar, comunque i cartoni sono pochi sostanzialmente. Beh, non dire così perché su Netflix io che amo le serie animate, gli anime giapponesi, ti devo dire che ci sono veramente tanti e tanti anime e film molto carini. Anime sì, E in però quel io parlo proprio caso, del Netflix. film Ah no, quello animazione. no, certo, quello no, certo, sì. Io parlo di quello, cioè Sai ce cosa ne pure sono. mi frena? Sai Sì. pure cosa mi frena? Il fatto che io comunque le videocassette dei vecchi ce le ho, però questa cosa del National Geographic mi incuriosisce Sì, tanto. è molto molto interessante. E poi io sono una grande fan del Marvel, che ve lo dico a fare. Prima parlavo dell'amore di Batman, però ce ne sono tanti altri. Per esempio su Netflix della Marvel c'è anche Jessica Jones, che mi sto finendo di vedere, che pure è molto molto carino. Insomma. Mi hai stuzzicato l'appetito, come si suol dire. Sì, E sì, sì. praticamente, ecco, una cosa
cosa di cui non abbiamo parlato, Adele, è la grafica della piattaforma. È semplice da utilizzare? Sì, assolutamente. Ci sono i vari, ci sono le varie finestre come per altre piattaforme, che ne so, la mia lista preferiti, hai visto di recente, perché hai visto questo, allora ti proponiamo questo, quindi più o meno l'interfaccia è simile alle altre. Poi ti divide in modo appunto semplice i film Disney e ti porta sia i cartoni animati, i classici, sia i film di animazione, quindi come vediamo, che ne so, La ricerca di Dory, Rapunzel, L'oceano, eccetera eccetera. Poi appunto passa al Pixar, quindi è molto semplice come ticket. Molto intuitiva. Molto intuitiva, esatto. Sì, assolutamente. No, perché sai, io mi preoccupo anche molto di questa cosa qui, perché io... Sì, hai ragione. Ho dei problemi, per esempio, con Amazon Prime, devo dire la verità, perché... Sì, hai ragione. Spesso rimangono sempre nella mia lista alcune cose, se non vado a cancellarle, poi anche se le vado poi a cancellare... Poi non si possono creare i profili su Amazon anche. Sì. Io per esempio caso... che condivido con mia cognata Netflix, poi adesso penso anche Disney. Sì, perché dobbiamo dirla questa cosa qui, si possono creare profili su Disney Plus, sì, giusto? Assolutamente, sì, come, così come Netflix o anche Infinity può fare questa cosa, sì, si possono creare assolutamente i profili, così ognuno ha la propria lista chiaramente dei preferiti. Bello! Allora adesso facciamo una cosa, fammelo provare dal tuo abbonamento, no? Sì, va bene, ma per te questo è altro, figurati. Ma no, dai, adesso mi hai convinto, assolutamente mi hai convinto, quindi inizierò anch'io la settimana gratuita. Io ci tengo, perché siamo in chiusura, anche a dire che questo non è sponsorizzato assolutamente, ma è davvero una chiacchierata tra di noi, magari. Assolutamente, magari. No, è meglio possiamo i signori Disney ad aiutarci, se vogliono. No, io dico che è sempre bene specificare queste cose, perché magari chi ci segue da casa può pensare, vabbè, ne stanno parlando, anche se ultimamente io penso che un po' tutti, prima di accettare chi lavora sull'internet, prima di accettare un dato lavoro, si informa prima di parlarne. In ogni caso la nostra non è sponsorizzata, è una chiacchierata tra amiche, perché secondo me in tempo di quarantena è anche giusto andare a valutare quelle che possono essere altre possibilità oltre a Netflix, Amazon Prime e le altre piattaforme, visto che e poi la settimana gratuita ti aiuta appunto a valutare, perché se non ti piace sei liberissimo insomma di non continuare, quindi queste opportunità che danno sono un'ottima strategia secondo me. Perfetto Adele, allora noi ci rivediamo nella nostra riunione di condominio insieme alla nostra Gabri. Sì. È un onore e un piacere, ma veramente tanto tanto grande, in questo periodo ricevere come ospite a casa mia, a casa Sodano, un'artista di casa nostra, davvero straordinaria, che è Anna Capasso, attrice, cantante. Ciao Anna, come stai? Ciao, ciao Sonia, ciao a tutti voi, ed è un piacere ricevervi a casa mia in questo momento. È vero, perché questo programma è un ponte, mi piace pensarlo così, da casa mia a casa di ogni persona a cui voglio bene. E io sto bene, ovviamente sto passando la quarantena, ne abbiamo parlato anche al di là di quelle che sono le telecamere. Chiusa in casa da 2 mesi non vedo il mio fidanzato e questa cosa non è semplice. Tu invece come gestisci le tue giornate? Come gestisci le tue giornate invece, Anna? Ma le mie giornate, diciamo che mi affaccio alla finestra, ascolto anche gli uccellini che fino a prima di questo evento, insomma di questo virus, non sentivo, non ascoltavo. E l'aria è molto più pulita, poi inizio la giornata con la palestra, perché bisogna mantenersi in forma anche restando a casa, con una buona colazione, e poi insomma inizio a leggere un libro, a guardare un film, ascoltare musica. Chiaramente cerco di riempirla nel migliore dei modi senza annoiarmi. Poi quando chiaramente sto per annoiarmi, perché succede, sono umana anch'io, inizio a cucinare, inizio a fare i dolci, e anche se non posso mangiarne tanti, però voglio dire, in
questo modo cerco di attraversare comunque questa fase. Poi adesso siamo nella fase 2, una fase che comunque ci porta più ad essere speranzosi e proiettati verso il futuro. Proiettati verso il futuro, ma non solo, anche progettare delle cose che avevi lasciato e che vuoi riprendere al più presto. Però dico sempre che questa è la fase più dura, lo dicono anche i telegiornali, ma diciamo anche noi, perché è una fase in cui tu ascolti che insomma i contagi sono diminuiti, sì, non ci sono morti, ringraziando il cielo, però potrebbe essere un'arma a doppio taglio, perché magari possiamo pensare di poter uscire e iniziare a fare una vita normale. No, ancora non è prevista questa cosa, quindi andiamo cauti, siamo veramente attenti, soprattutto io non esco da casa da 55 giorni. Sì, facciamo la conta, è giusto, anch'io dal 9 marzo, però non ho contato perché ho detto mi ricordo il 9 marzo. Tu prima parlavi di cose lasciate un attimo da parte, e io so che proprio nel periodo in cui purtroppo siamo dovuti rimanere tutti a casa, stavi preparando un progetto bellissimo, perché io ho seguito con interesse, tra le altre cose, non ti nascondo che spesso sento la canzone, il tuo singolo, come pioggia, e io ho scaricato qualche immagine, però so anche che avevi già preparato un nuovo singolo. Sì, è pronto già un nuovo singolo, e insomma dovevamo girarlo tra il 18 e il 19 marzo, poi ho pensato insieme alla produzione di insomma restare bloccati per la situazione, perché comunque non me la sentivo di girare in un momento non felice, un momento molto drammatico, perché ci sono stati tanti morti, ma non solo, anche il pericolo, perché comunque questo video, rispetto a Come pioggia, è stato progettato per farlo con più personaggi. E quindi non me la sentivo di mettere a rischio la mia salute, i primis e quella degli altri. Quindi siamo stati molto cauti e ci siamo fermati. Appena sarà possibile, gireremo il video e uscirà il nuovo singolo. Io non vedo l'ora, però intanto invito tutte le persone che ci stanno seguendo a visualizzare anche il video, appunto, di come pioggia, perché oltre a essere un video molto particolare e bello anche per lo scenario che tu hai scelto, ma anche la canzone è bellissima, a me piace molto. La canzone racconta proprio di un periodo di tempesta, di pioggia. Racconta questa speranza di rivedere il sole, quindi un po' il momento che stiamo vivendo, no? Quello che abbiamo anche attraversato nella prima fase, una fase un po' incerta, un po' insomma ci ha lasciato un po' tutti col fiato sospeso, e questo video racconta di un momento mio personale dove ho attraversato una grande tempesta, e mentre l'attraversavo non sapevo quale fosse la mia riva, se ci fosse una riva, no? Che insomma, quindi un messaggio anche di speranza, no? Di guardare verso il futuro con speranza. Un messaggio di speranza, ma anche soprattutto di dire che dopo la pioggia, dopo questa grande tempesta che stiamo attraversando in questo momento, ci sarà il sole. È proprio questo. Sì, assolutamente. Ma tra le altre cose, io ho letto che c'era anche una serie TV Rai, vero? Che stavi per incominciare. Sì, informatissima. In realtà abbiamo già iniziato da 2 giorni a Roma a girare, e poi mi sono autoeliminata quando ancora, insomma, era possibile girare. Poi mi sono autoeliminata perché ho avuto paura, perché per me la salute viene al primo posto. E poi dopo un paio di giorni hanno stoppato anche loro, e quindi riprenderemo appena sarà possibile. Non vedo l'ora. Una televisiva molto importante, dove ho un ruolo particolare, importante, non vedo l'ora di cominciare e di dimostrare comunque alcuni lati artistici della mia persona che ancora non sono stati scoperti, no? Perché comunque la nostra vita, anche il nostro percorso, la nostra comunque preparazione viene sempre scoperta man mano e si va sempre a migliorare. Dobbiamo Io penso che oltre al pubblico anche tu, piano piano, con una crescita personale, perché comunque lo sai
si cresce sempre, al di là del fatto che tu sei un artista che ha alle spalle veramente tanti anni di esperienza perché hai iniziato giovanissima, però quando interpreti sempre nuovi ruoli o nuovi singoli, nuove canzoni, nuove sfaccettature di te vengono fuori, quindi c'è un qualcosa da maturare non solo per gli altri ma anche soprattutto per te stessa, no? Giustissimo, ma chi è come attrice, io ho sempre raccontato storie, no? La cosa sì. bella del lavoro è che noi raccontiamo sempre storie di donne diverse, che magari gli attori sono quelli lì più timidi. Sembra strano dirlo, però l'attore è colui che ha dentro tante emozioni e tante vite. Molte volte noi non riusciamo a fare qualcosa nella vita, magari ci riusciamo però su un palco, ci riusciamo in un ruolo, in una vita che stiamo interpretando. E perché riscopri te stessa, riscopri dei lati di te che tu nemmeno volevi cacciare fuori oppure nemmeno conoscevi. È tutto un percorso interno e dove l'attore fa questo lavoro prima con se stesso e poi con il personaggio. Senti, lo dicevo anche prima, ho scaricato delle immagini che mi piacciono moltissimo e con l'aiuto di queste immagini vorrei chiederti quanto ti manca partecipare a degli eventi come appunto quello che stiamo vedendo. Che mi piace tantissimo. Sì, aspetta che la rimetto, eccola, anche a me. Io per questo l'ho scaricata, perché penso che qui ci sia tutta la tua solarità. Grazie. Poi ho scaricato anche questa per parlare di quello che è il tuo impegno nel sociale, anche con l'arcobaleno napoletano e non solo, perché sono tanti gli eventi che segui e che proponi e per i quali tu ti metti in campo in prima persona. Ecco, quanto ti manca tutto questo? Allora, la prima foto rappresenta me su un palcoscenico. E mi piace molto perché lì ero veramente insomma, spontanea, allegra. Avevo attraversato questo momento buio e quindi questa è una foto molto significativa. E mi manca tanto il palcoscenico, ma soprattutto noi artisti stiamo vivendo in una fase dell'incertezza. Non sappiamo, ci sono tanti ruoli, non so se avete ascoltato comunque il governo, comunque tanti lavori che inizieranno il 4, il 18, il 1 giugno. Ma noi viviamo nell'incertezza assoluta. Siccome per me il teatro, per quanto mi riguarda il teatro, il cinema, la musica è vita, io per ricominciare a vivere veramente, per ritornare veramente nelle mie facoltà, devo ricominciare a fare quello che ho fatto fino a 2 mesi fa. E vivere in questa fase di incertezza mi stressa tanto, però posso anche, quello che me lo fa superare e sapere che comunque sono sana, non mi sono contagiata, e quello che mi aiuta ancora di più ad andare avanti è che ci sono state tante persone che hanno perso la vita e quindi c'è di peggio. Noi dobbiamo combattere, parlo di noi artisti, dobbiamo combattere soprattutto la nostra solitudine e la nostra angoscia. Lo possiamo fare studiando. Io mi sono imposta questo obiettivo, nel senso che fin quando non riuscirò di nuovo a salire sul palco o su un set o a cantare o a recitare sul palco nelle commedie, che tu ben sai, ho sempre fatto. Sì. Il mio impegno è quello di studiare, di migliorarmi, di scrivere tanto. Scriverò anche un libro. Che bello! Anche il libro e me lo sono imposta e voglio fare tante cose, anche restando a casa oppure ecco, uscendo, ma sempre con precauzioni e poi ritornando a casa e impegnare il mio tempo a studiare, a migliorarmi, in modo tale che quando ci sarà una ripresa normale per tutti, io devo essere pronta per affrontare forte. Il futuro. Forte, a testa alta. Beh, invece come effettivamente... qua, l'arcobaleno napoletano è un evento che io ormai faccio da 9 anni. E mi sta molto a cuore perché in collaborazione con la Fondazione Melanoma e di Paola Scirto. Questo è un nome che è venuto fuori di recente ancora di più, oltre ovviamente a quello che stai citando tu. Sì, in primo piano perché lui è stato colui che comunque ha dato una speranza a questo grande
evento che è accaduto, no? Un po' inaspettato, una tempesta che non tutti ci aspettano. Le classiche tempeste estive che tu non ti aspetti, ma in effetti è arrivata a febbraio per noi. Quindi, con lui, anche in questo momento, in questo periodo, in questa fase, noi dell'Arcobaleno Napoletano ci siamo attivati subito in primo piano per far sì che i nostri, partner, che comunque ci hanno sempre affiancato in questo evento, potessero comunque dare una mano, con delle donazioni. È stato fatto da Bellissimo. tanti privati, e anche dai commercialisti napoletani. Quindi si sono messi tutti insieme, hanno fatto un grande bonifico per aiutare la ricerca, per il laboratorio, per il vaccino. Che comunque, quello che io posso dire in questo momento a tutti che ci ascoltano, noi dobbiamo investire sulla nostra salute. Perché mai come in questo momento abbiamo capito che la salute è al primo posto, è la cosa più importante della nostra vita, perché quando non c'è la salute, Non c'è nulla. si ferma tutto. Guarda, lo sai perché a noi c'è più, insomma, ci rimarrà ancora più forte questa cosa? Perché molte volte noi attraversiamo, dico noi, maestatis, plurale maestatis, attraversiamo dei momenti bui, no? Nella salute, magari ti si ammala di tumore, e in quel momento la persona capisce in quel momento stesso che la salute per lei o per lui è al primo posto. E viene prima di tutto, infatti, molte persone che poi hanno attraversato questo momento buio sono completamente cambiate perché non si soffermano più sulle cose futili, danno precedenza ad altre cose nella Vero. vita, diventano un po' più umane. Questo c'è sempre stato. In realtà adesso, siccome che è un evento globale, che, ecco, come dice la parola, ha riguardato tutti, adesso ci sembra più forte questo messaggio, perché riguarda tutti. Io penso che le tue parole debbano essere comprese da tutti come un messaggio di speranza importante anche di cambiamento, perché tu hai parlato di migliorare se stessi, di studiare, nonostante, ecco, tu puoi vantare alle spalle, come ho detto poc'anzi, tanti anni di esperienza nel mondo dello spettacolo, e questo secondo me è un discorso veramente, veramente di grande, grande maturità, ma soprattutto di grande generosità, non soltanto verso gli altri, ma anche verso se stessi come persone. Io organizzo l'Arcobaleno Napoletano, la fondazione Certo. mia nonna, Papà Scelto, ma in questo momento ho affiancato tante tante associazioni, ma non mi va neanche di dire perché, per quanto mi riguarda, non mi piace dire quello che si fa, perché quello che si fa per il prossimo deve restare dentro il nostro cuore, perché lo facciamo con rispetto e umanità. Dobbiamo, per essere rispettosi anche con noi stessi e non divulgare certe cose. Non farsi pubblicità su alcune cose, almeno per Sì. non, cioè, chiaramente non giudico chi lo fa, però per quanto mi riguarda, io sono fatta così e rimarrò sempre così. Però quello che posso dire alle persone che ci stanno ascoltando è quello di sostenere sempre il lavoro degli altri, e in questo caso anche di Ascelto, perché comunque è la Assolutamente. persona che in questo momento ci sta dando un po' di luce. Quindi, anche se possiamo, ecco, spendere pochissimo, 5 euro, facciamolo. Nelle Si può nostre fare possibilità. direttamente sulla pagina della Fondazione Melanoma, e con un clic possiamo, insomma, dare una mano. E poi ti dicevo che la gente è più attenta perché hanno visto due cortometraggi che io sono stata una delle protagoniste. La musica è finita, che abbiamo vinto tanti festival di Vincenzo Pirozzi, che io ho avuto l'onore di interpretare con Ivan Castiglione, Miriam Candurro, e tanti altri ancora. E poi Bruciate Napoli, che parla, è un documentario che parla della storia delle 4 giornate di Sì, Napoli, di sì. Arnaldo Belleaie, dove c'è Mariano Riggillo, Patrizio Rispo e tanti tanti altri ancora. E posso dire che comunque le persone lo vogliono guardare, che bello, perché molte volte noi, presi da questa vita frenetica, Non siamo abbiamo il tempo e la voglia, siamo sempre sempre a cercare di mettersi uno sopra l'altro, no? No, non abbiamo neanche il tempo. Magari molte cose, per esempio, io ho fatto parte di una serie crime, Sangue del tuo sangue. Molte persone mi stanno mandando dei messaggi: ma sai, ti ho adesso. vista, guarda la protagonista di Sangue del tuo sangue. Io l'ho fatto 3 anni o 4 anni fa, adesso non mi ricordo bene. Carina, eh? Io c'ho la mia fanzina. Questo è anche un messaggio importante, però.
ha dei Sì, colori perché importanti. l'arcobaleno napoletano non è per pubblicità, questo è il nostro arcobaleno, l'arcobaleno che tutti ne stanno parlando in questo periodo. E quindi io ho fatto questa mascherina, mi hanno fatto, Ah, mi pensavo hanno l'avessi fatta donato, tu. mi Non l'hai hanno fatta. donato, no, non l'ho fatta io, mi hanno donato questa mascherina perché la parola arcobaleno certamente non l'ho inventata io, l'arcobaleno è una pioggia di colori per tutti noi Certo. e chiaramente è la prima cosa che indosserò appena uscirò, è questa, per Speriamo vedere presto. un mondo più a colori, perché il mondo non deve cambiare. Come il Questo è nostro stato solamente giornale. un inciampo per noi, no? È stato solamente un inciampo. E quindi quando uno inciampa, che cade, poi si rialza. E noi dobbiamo farlo. Assolutamente sì. Però ti All'attività. ringrazio comunque Luciano Fiore, perché Luciano Fiore è uno stilista che mi ha donato questa mascherina e il Bonomo anche, il signor Bonomo, che insieme hanno fatto questa mascherina. Me l'hanno donata, me l'hanno data via, insomma, con la posta, tramite posta, e proprio grazie, grazie mille a tutti, veramente coloro che fanno e stanno facendo qualcosa di bello in questo periodo. E grazie a te per questi messaggi. Anna, ti bacio forte. Grazie mille per essere stata a Casa Sodano. Torna presto. Ciao. Ciao, 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 un bacio a tutti. Cari lettori di Cultura Colori, quest'oggi nuovo video in collaborazione con Okay, e in particolare sono arrivate due scatole belle grandi e anche un po' pesanti in redazione. Vediamo subito di che cosa si tratta. Partiamo subito da questa scatola, che è piena di polvere, che contiene un microfono, un bel microfono. Adesso vediamo. Apriamo la scatola. Sì, apriamo la scatola, eccola qui. E abbiamo un antipop, una spugnetta per il microfono, il ragnetto. Ovviamente non poteva mancare il microfono in questo sobrissimo oro. Poi abbiamo il gancio per posizionarlo e quindi agganciarlo per l'appunto sulle superfici. Abbiamo anche un cavetto per il microfono, con l'attaccatura del microfono. E dulcis in fundo il nostro braccio. Partendo dal braccio, quindi uniamo il braccio con il nostro aggancio per la superficie. Bisogna avvitare le due componenti con questa vite gigante. Poi c'è l'aggancio del ragnetto sul braccio, mettiamo la nostra spugnetta a mo' di cappello al microfono, ecco qua. Facendo forza su queste due levette laterali, apriamo il nostro ragnetto e posizioniamo all'interno il microfono. Poi colleghiamo il microfono con il nostro cavo. Non ci resta che agganciare anche l'antipop. Lo potete fare sia al tavolo sia al microfono stesso, io per comodità personale lo faccio sul microfono. Posizioniamo quindi l'antipop proprio davanti al microfono. Ed ora che ho montato tutto, microfono, antipop, braccio, non mi resta che provarlo e ho pensato di provarlo proprio facendovelo ascoltare in telecamera. Quindi l'audio che ascoltate adesso in questo video è quello di questo microfono. Com'è, vi piace? Riposto il nostro microfono a condensazione, siete curiosi di scoprire che cosa c'è in quest'altra scatola che ci ha mandato Ok? Guardate prossimamente il video online sul nostro canale e lo scoprirete. Intanto vi saluto e vi ricordo che dovete seguirci e leggerci su www.culturacolori.it. Ciao!
comincio a dire, se sentite russare in questa seconda riunione di condominio, sappiate che è Sharon, che ormai, ecco, vedi, si muove il piedino, sta dormendo e dice, vabbè, tu parla che io dormo. Ecco, questa è la filosofia di vita del mio cagnolino. Bene ragazzi, allora in questa seconda riunione di condominio, dopo che ci siamo raccontate cosa di bello abbiamo fatto negli anni precedenti, il primo di maggio, e abbiamo parlato così abbondantemente anche delle esperienze musicali della nostra Gabri, anche e soprattutto del Comic-Con che unisce me e Adele, in questa seconda riunione invece voglio parlare della passione che è venuta fuori in questa quarantena in tutti quelli che sono gli italiani, e non sto parlando della cucina. Sto parlando di come riordinare gli spazi in casa, ragazze. Ecco. Mamma mia! Senti, io so, cara Gabri, che tu hai una passione per le scarpe. Sì, io ho passione per tutto, soltanto che le metto a posto, le compro, i primi 10-15 giorni sono spettacolari nel loro scatolo con le loro forme, tutto così. Poi un giorno me le dimentico fuori dalla scarpiera, l'altro giorno le sposto perché non ho tempo, e dopo 10 giorni vanno nel cassettone enorme e ne trovo una e l'altra praticamente dall'altro lato. Sì, le intenzioni sono buonissime, è soltanto che poi ho altro da fare, anche in quarantena ho altro da fare. Adele, dici la tua, come organizzi gli spazi di casa? Tu sei una persona estremamente organizzata, non è vero? Scusami, era spontanea proprio. Io, nonostante sia del segno della Vergine, non sono una persona ordinata, o meglio, un ordine ce l'ho, ma non per le cose in casa, nel modo più assoluto. Nel modo proprio zero. Ho anche io i miei buoni propositi all'inizio, con le scarpe, tutto negli scarpe, bene, addirittura sulle etichette sopra, al di fuori di ogni scatola, in modo tale che so quale scarpa c'è là dentro. Cose, sì, no, adesso non combaciano più le scarpe con il nostro. Con la descrizione. Io invece ho un gravissimo problema, che non è quello delle scarpe, non so se ce l'avete anche voi, ma immagino di sì, è quello dei calzini. Ragazzi, io non trovo mai il calzino uguale ad un altro, anche se per esempio metto il bianco e il bianco, devo confessarmi, scarpe da ginnastica, calzino bianco con calzino bianco, ma non sono della stessa marca, che nessuno se ne accorge perché sono pedalini, roba là però. No, ma quella è la lavatrice però, È normale. Quella è la lavatrice. La lavatrice ruba i calzini, per forza, perché sennò non può essere. Veramente, ragazzi, la lavatrice ruba i calzini, perché ogni volta che sento il bucato ce n'è sempre uno in meno o uno che non so dove va. Cioè, non lo ritrovo appaiato con nessun altro. Quindi è proprio una questione di lavatrice, ne sono sicura. Infatti io consiglio delle retine che si vendono nei negozi di articoli per la casa, dove io infatti ogni lavatrice metto i calzini là dentro, in modo tale che stanno in questa rete, si lavano lo stesso, perché essendo una rete comunque l'acqua e il detersivo ci va, ed è anche più ordinato, che tu prendi questa rete, sai già che tutti i calzini stanno là dentro. Devo andare per questa cosa, sicuro? Io non sapevo neanche che esistessero, però effettivamente, anche se io in realtà, ragazzi, il problema è questo, che io li trovo anche nella lavatrice. E molto spesso vi confesso che quando sono pochi i calzini li lavo anche a mano, li stendo anche insieme, ma poi quando li vado a posare nel cassetto, non lo so cosa succede. Non lo so, veramente. Ragazzi, sulla questione di riorganizzare casa, io sono un po' fissata, lo sapete, sono una precisina, un po', ecco, maniacale, che si fa le liste per fare qualsiasi cosa, mica solo la spesa, anche cioè, per la vita in generale. E quindi che ho fatto? Visto che sono anche una lettrice accanita, come ben sapete voi, anche chi ci segue da casa, certo, ho comprato il libro di Marie Kondo, che probabilmente un po' tutti i disperati di oggigiorno avranno comprato, letto quantomeno una volta, per dire
fammi vedere qual è effettivamente questo segreto. Cioè, sto parlando del magico potere del riordino, il metodo giapponese che trasforma i vostri spazi e la vostra vita. Ora, io sono anche fissata col Giappone, quindi ho detto, no, questo è il libro della vita, mi risolverà tutto. Bene, io l'ho letto e ho capito che chi non vuole avere il disordine in casa può fare una sola cosa, e mi metto anche in grande per farvi vedere meglio, buttare tutto! Quindi non c'è niente, non devi... Devo dire che sono d'accordo, Ragazzi, io andavo oltre la lettura, pagina dopo pagina, e dicevo, sono curiosa di capire, di scoprire quale sarà questo grande magico potere di riordino. Alla fine era quello, e spoilero perché magari qualche disperato come me cerca di leggersi questo libro e alla fine ci rimane proprio, si può dire, di merda sui ragazzi, però un'altra cosa interessante è che il libro di Marie Kondo l'ho provata, e per dirvelo mi aiuto anche con quello che è un video che ho scaricato dal mitico YouTube, che ci fa vedere come piegare le cose. Adesso, visto che Adele è donna di casa, lei saprà come si piegano le cose, non perché ha visto il video in precedenza, l'ho visto in precedenza, però non lo dovevamo dire, però l'abbiamo detto. Come si piegano, Adele? Spiegaci. Allora, vorrei fare una precisazione. Io lo so come si piegano le cose, il problema è che non sempre le piego, perché ci sono sempre la... Sempre la questione dei buoni propositi che poi vanno. Che ci sono anche quelle persone che estendono i panni bene per non stirarli, anche quello. Io sono tra queste. Sono convinta che stenderli bene non solo facilita la stiratura laddove è necessaria, comunque anche molte cose, per esempio con le magliette, stenderle se possibile alla gruccia proprio, quasi tutte le magliette normali non necessitano di essere stirate poi. Intanto sta andando ancora in onda il video, perché ragazzi qui arriva il bello. Praticamente Gabriella ci sta facendo vedere che le magliette si piegano in un certo modo, un po' come facciamo tutti, però non si mettono nel cassetto, non si ripongono nel cassetto in maniera orizzontale, cioè spiaccicata. È quello che mi manca. Allora è quello il problema, devo riporle in verticale praticamente. Il che, come sempre, durerà i primi 10 giorni e poi dopo ritornerà tutto normale. Anche perché, ragazzi, io poi sono una precisa, io sono, ho tutto ordinato, i miei libri, tutto quello che riguarda calzini normale. I tuoi calzini, Sonia! Fammi vedere cosa fa, perché questo me lo so perso. Ah, prende i calzini e li unisce. E già questo non è una cosa che faccio io. Okay, ma questo invece lo faccio. Io questo lo faccio. Io questo sì, però non in questo modo. Cioè prima li unisco, poi li piego a due, poi giro il bordo. Sì, e come mi ha sempre insegnato mia madre. Sì, anche mia madre mi ha insegnato così. Vediamo lei come fa, piega in tre e poi pure questo li metterà in verticale. Tutto in verticale. La sua vita è in verticale, è quella la differenza con il Giappone. C'è tanto spazio che tu recuperi, questa insomma la filosofia del verticale, in più riesci meglio a capire le cose, perché se ne metti una sopra l'altra tu devi toglierle ogni volta per rivedere quello che c'è sotto. Vedi la vera differenza tra noi occidentali e i giapponesi, hai visto? Praticamente. Senti Gabriella, scusami, ma quindi questo ti aiuterà con il cambio stagione che tu sicuramente da brava massaia già hai fatto? Assolutamente no, nel senso che io sono ordinata, ti ripeto, perché se tu guardi nel mio armadio è tutto in ordine, ci sono ancora delle cose, delle camicie con la loro busta, col celofane e tutto, però non è... diciamo differenziato rispetto alle stagioni,
Ecco, no, questo no, perché c'è sempre il buon proposito di cui sopra e di cui prima, che però non si realizza poi mai, e mi ritrovo a giugno, insomma, che devo scavare tra le magliette per trovare quella estiva. Qui, questo sì, sempre. Questo secondo me lo fa anche Adele. Per i primi giorni sì, poi sei costretta. Sì, poi un po' sì, un casino comunque. Se vedete il mio armadio è veramente un casino. Beh, dovremmo organizzarci sotto questo aspetto, magari utilizzando anche quelli che sono dei ripiani, delle cose, poi andremo a vedere anche sull'internet. Io spesso vado su Wish per capire un po' come organizzare le cose, perché Wish è un sito, vabbè, lo conosciamo un po' tutti, anche qui niente di commerciale in tal senso, però mi dà delle ottime idee. Invece non saprei proprio come andare a classificare quei vestiti che non riesco a buttare, giusto, ecco, per rimanere anche nella filosofia di Marie Kondo per quanto concerne il tenere meno e dare via di più, così che l'ordine sia stabilito. Io non riesco a buttare niente, ragazze. Anche no, perché... io non lo so a voi non capita? Io nel momento in cui non ci entro nell'armadio lo lascio stare così, però nel momento in cui decido che effettivamente è ora di fare qualcosa, poi il mio armadio, diciamo che si dimezza e nascono i bustoni pieni di maglie, pantaloni, così da poi dare, che ne so, alle associazioni o insomma a così. Mi capita una volta in tanto, perdonami, no? Mi capita. Perdonami, ma io credo che io e Adele abbiamo inteso quello che volevo dire, perché esistono i bustoni, come dici tu, dei panni da mettere in casa o di quelli da mettere quando dimagrisci. No, quelli non li butto, ragazze, quelli da mettere quando dimagrisco ce li ho, tutti. Allora, io ve lo giuro, il mio armadio è più del 50% delle cose che ho nell'armadio sono gli abiti che indosserò quando tornerò al peso di prima. Diciamo la cosa, uno degli abiti che mi manda, cioè mi fa le fotografie, guarda com'è bella questa gonna, io me la mettevo, però ce l'ho lì perché poi me la rimetterò. Esatto, assolutamente. È proprio il movimento, è proprio questo: estivo, invernale, quando dimagrisco, estivo, invernale, quando dimagrisco, così è. Sì, assolutamente. Quelli per casa, che poi giustamente mi dicono anche degli amici, solitamente sono gli uomini che mi dicono questa cosa, ma che vuol dire il vestito per casa? Cioè, che significa? Non hanno questa concezione dell'abito da casa. Gli uomini poco, è vero, gli uomini poco. Allora, in pratica, cioè, quando tu stai a casa, ci sono due scuole di pensiero: o quelli che tengono il pigiama giorni e giorni e giorni e giorni, oppure quelli che si levano il pigiama e si mettono una tuta, un jeans vecchio, una maglietta, diciamo, per con cui non ci puoi uscire più. Sì, cose che magari, per esempio, io ne ho diverse, ne ho ritrovate anche di recente, diverse magliette che magari sono o consumate o il disegno si è rovinato. Ma giustamente loro mi dicono, sì. Adele, vabbè, tanto vale, le butti e ti metti quelle nuove, tanto stai in casa. Non capiranno mai, c'è tutta una vita negli abiti da casa. Ragazzi, io in quarantena ho scoperto tute e pigiami che neanche sapevo più di avere. Assolutamente, ma anche cose che sembrano più nuove di quelle che invece noi pensavamo, cose che magari abbiamo relegato a vestiti per la casa, che invece magari, se tu li guardi bene, si possono indossare anche per uscire magari. Sì, che poi ti viene la domanda, dici, ma perché poi questo non lo metto per uscire? Perché è di casa, eh? È così, basta. Esatto.
Esatto. Io direi di concludere, sapete come, visto che io e Gabriella non siamo molto brave a fare il cambio stagione, di farcelo spiegare da Adele. Che ne pensi, Gabriella? La facciamo questa cosa? Adele, spiega al popolo italiano che ci segue da casa ogni sabato dalle 16 alle 18 il tuo metodo per fare il cambio stagione. Allora, più che metodo, diciamo che io cerco di tenere sia in estate che in inverno qualcosa della passata stagione. Cioè, per esempio, se adesso io non ho fatto ancora il cambio di stagione, ho principalmente le cose invernali, e però ho un lato dell'armadio in cui ci sono una serie di magliette che possono sempre servire, magliette a mezz'anno, magliette a tre, con la manica a tre quarti, anche magliette a maniche lunghe più leggere. Stessa cosa faccio in estate. La maggioranza di vestiti c'è sempre comunque un giacchino, un cardigan, una cosa. E secondo me questo metodo ti trova in avanti con il lavoro, perché quando poi devi fare il cambio di stagione vedi che una parte di magliette estive già le tieni lì, quindi non le devi prendere e riposare, stanno già lì. Non so se mi sono spiegata, vedo la faccia. C'è un'organizzazione mentale praticamente. Allora, io ti volevo far passare per la Marie Kondo dei No, assolutamente. Però ho notato che no, non credo che sia questo. Quella non è giapponese, è crotonese. Esatto. Dei tempi, no, dei quartieri nostri, italiani, insomma. No, ma Sonia, ma te l'ho detto già prima, io non sono tutto fuorché ordinata, quindi no, se era questa la tua premessa ti avrei stoppato all'inizio, mi dispiace. Vabbè, ragazze, non voglio prendere in giro nessuno, scusatemi, ma no. Ragazze, direi che questo cambio stagione resta comunque un dilemma, ma anche un gran segreto. Se qualcuno di chi ci segue sa come si fa il cambio stagione, per bene, ce lo scriva nei commenti. Intanto noi ci separiamo per qualche istante e poi torniamo di nuovo insieme per l'ultima riunione e anche e soprattutto per i saluti. Si accettano consigli. In questa seconda puntata di A Casa Sodano do il benvenuto a Casa Sodano alla collega giornalista enogastronomica e non solo, la nostra Maria Consiglia Izzo, che tra le altre cose è stata presa in considerazione in questa puntata per quanto riguarda l'ambito del vino e il suo ruolo da sommelier, ma in realtà potremmo parlare di tante tante belle cose. Ciao Consiglia! Buonasera Sonia, buonasera a tutti e che bella che è casa tua, eh? Anche la tua, vedo che hai scelto uno sfondo bellissimo. Allora, io qui ho il mio calice di vino, però prima di incominciare a parlare, e lo so che ce l'hai anche tu, sembra fatta apposta, il bianco e il rosso abbiamo scelto, prima di parlare di vino, Consiglia, io volevo farti fare un po' di pubblicità a quello che è il programma del lunedì, del mercoledì e del venerdì che fai tu. Allora sì, pubblicità occulta, no scherzo. Allora il mercoledì e il venerdì sulla pagina Facebook del giornale La Torre c'è questo talk show che si chiama Remoto e parliamo anche noi di questo momento un po' particolare della quarantena, ma affrontandolo da un punto di vista un po' più ludico, più piacevole. Infatti invitiamo ogni volta personaggi appartenenti al mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport, e ad ognuno di questi affianchiamo un parere più autorevole come quello di un medico, ma non affrontiamo mai nulla di negativo inerente appunto questo periodo molto particolare, ma cerchiamo di andare a capire come possiamo passarlo al meglio. E ora passiamolo con il vino. Io all'inizio volevo intitolare questo spazio Beviamoci su, poi ho detto no, sembra un po' troppo, e quindi 50 sfumature di vino. Che io ti dico che stasera ho scelto un Barbera.
Ah, perfetto, perfetto, perfetto. Vabbè, hai scelto un vino giusto perché stiamo comunque colloquiando e nei momenti in cui si colloquia con appunto un'amica piuttosto che con il proprio partner o da ancora nei momenti in cui si vuole magari scorrere le pagine di un libro o vedere un film piacevole in TV, si può scegliere anche un vino che può essere anche non accostato per forza ad una pietanza. Ed il Barbera si presta molto bene a questo tipo di momento, proprio perché va sorseggiato piano 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 e puoi anche utilizzarlo come vino da meditazione, dunque avanti al camino. Anche se considerato che abbiamo la bella stagione fuori, penso che il camino per qualche mese sia archiviato. Senti, consiglia, invece di che cosa ci vuoi parlare? Fai conto che siamo in una lezione da una decina di minuti e devi spiegarci che cos'è il sommelier, ma soprattutto quali sono le basi. Allora, partiamo dalla parte più piacevole, di questo ruolo, quello del sommelier, la parte, a mio avviso, poi, c'è chi preferisce il servizio, c'è, chi preferisce il lavoro in cantina. Io preferisco l'accostamento del vino al cibo. Quindi, chi, vuole intraprendere, gli studi per diventare sommelier, può, tra le tante cose piacevoli, poter approfondire tutti quelli che sono gli aspetti di un vino, le sfumature appunto di un vino che possono poi renderlo complementare ad una pietanza. Io ad esempio ho scoperto, grazie appunto al corso, che al pesce possono essere abbinati anche dei vini rossi. Cosa che prima bandivo completamente dalle possibilità di abbinamento. Sì. La stessa cosa, ho scoperto appunto le potenzialità del vino da meditazione. Ho imparato anche a scoprire vini che non conoscevo affatto, magari appunto prodotti oltre i confini italiani. Quindi la cosa fondamentale è capire il perché ci si approccia a questo percorso. Se da appassionati, come era in parte nel mio caso, perché poi essendo anche giornalista enogastronomica avevo anche il Certo. bisogno di acquisire un gergo più competente per quanto riguarda la materia. Se da appassionati magari appunto ci si accosta un po' di più a questo aspetto, quindi a quello dell'abbinamento che si affronta durante il terzo anno del corso. Gli Ma altri aspetti quindi. quanti anni Allora, dura? sarebbero 3 anni, ovviamente non sono 3 anni pieni, siccome sono indipendentemente dall'associazione che organizza il corso, sono comunque dei corsi che si tengono per lo più di sera perché sono pensati per chi ha già un lavoro o comunque per ristoratori piuttosto che chef, quindi persone che comunque hanno gran parte della loro giornata impegnata nella loro struttura, nelle loro cucine. Allora si pensa di impiegare un giorno a settimana di sera e si sceglie solitamente il giorno che è quello di chiusura di tutti i locali. Dura 3 anni perché si fa un livello per anno. Giustamente alcune nozioni debbono essere fatte proprie. È giusto stare in aula, seguire, leggere i libri che ciascuna associazione dà in dotazione, ma è altrettanto giusto mettere le mani in pasta, come si suol dire, ovvero andare Certo. in giro per ristoranti, frequentare degustazioni Per piuttosto che andare la serie è bene imparare la teoria, ma anche e soprattutto fare La pratica. pratica Senti, in questo caso, secondo me, gioca il 50%. ma Non ancora va. non abbiamo bevuto, noi siamo col vino in mano, ma ancora non abbiamo bevuto. Io intanto da quando conosco te ho imparato che non bisogna prendere il calice in questo modo, ma Infatti. prenderlo o qui, dico giusto? Bravissima, sì, Vedi? bravissima. Perché? Per 2 motivazioni principali. Innanzitutto perché si rischia di, mantenendo così il calice, si rischia di scaldare il vino.
e il vino va servito a seconda della tipologia a delle temperature che sono fondamentali affinché questo venga degustato bene, ovvero affinché se ne possano apprezzare tutte le caratteristiche organolettiche. Quindi rischieremmo, impugnandolo così, di riscaldare il vino. E poi c'è una caratteristica fondamentale che magari noi che siamo abituati a degustare il vino nei ristoranti non ci facciamo neanche caso, ma quando si tengono i panel di degustazione o comunque le degustazioni, quelle ufficiali, la sala deve essere disposta in un determinato modo e anche ciascun degustatore deve essere preparato in un determinato modo. Si devono evitare rossetti, si devono evitare cosmetici e profumi che appunto possono alterare, alterare sapore e profumo del vino in questo modo. Sì, soprattutto il profumo del vino, in questo caso le mani, con insomma le diverse creme che si possono applicare sulle mani oppure i profumi e così via, possono, data la vicinanza al vino quando lo si impugna, si impugna il calice in maniera sbagliata, questi profumi possono andare ad inficiare, a collidere diciamo con le molecole odorose del vino che vengono comunque sprigionate dal calice. Quindi la motivazione per cui si tiene in questa maniera oppure in questa maniera è soprattutto di natura termica e di natura odorosa, quindi è fondamentale tenerlo così. Poi ovviamente nel momento in cui facciamo finta, insomma io sto bevendo un verdicchio in questo momento, sì. Nel momento in cui ci si approccia alla degustazione di un vino si vanno ad inquadrare tre aspetti fondamentali: innanzitutto quello visivo, quindi ci si aspetta di trovare un tovagliolo, ecco, tu stai facendo vedere giustamente nelle immagini che stanno andando in sovrimpressione un tovagliolo bianco sul quale il vino può essere messo per guardarne poi il colore. Ad esempio il mio è una bella unghia dorata, l'unghia sarebbe la parte superiore che noi andiamo ad ammirare tenendo il bicchiere inclinato così come lo sto tenendo io. E ci sono diverse sfumature ovviamente. Qui abbiamo appunto un colore che è palesemente dorato, ma potevamo trovare un giallo paglierino, come la stessa cosa nel rosso, puoi trovare un rosso che vira verso il violaceo, un rosso che vira verso il rubino e così via. Poi le sfumature sono diverse, anche per il rosato c'è rasuolo, insomma, quindi c'è una tavolozza di colori infinita, immensa, 50 sfumature di vino, come abbiamo chiamato questa rubrica. Ma possiamo fare un ovviamente nella parte visiva non si va poi soltanto ad ammirare il colore, sì, ma anche ad ammirare la consistenza del vino, e questa la si ammira facendo roteare il bicchiere, io non so, sì, se ecco qui in questo modo. Sì, e andando a guardare gli archetti. Gli archetti sono appunto, si formano lungo il calice e tu attraverso gli archetti vai a verificare se il vino è più o meno denso, consistente. Quindi anche questa è una cosa, anche nel modo in cui poi... Consiglia, scusami. Ma dopo aver fatto tutto questo si può brindare? Cioè, c'è non altro? Non ancora, va bene. Questo passaggio ti serve anche per aumentare la cinetica molecolare e quindi per fare in modo che le molecole si sprigionino. Perché tu, sì, allora, facciamo finta che questo vino ci è stato appena versato. Quindi ne esaminiamo il colore, facciamo un'olfazione breve. Poi, aspetta, la faccio anch'io. Poi la seconda olfazione un po' più lunga. Dopodiché si fa questo gesto molto carino e lo si procede con un'altra olfazione per andare appunto a verificare tutti quelli che sono i profumi primari e secondari, perché nel momento, chiaro, in cui tu vai a appunto
ad aumentare la cinetica molecolare, a fare in modo appunto che queste molecole si sprigionino, no, nell'aria, e il naso appunto le avverta, vai ad esaminare ancora più scrupolosamente quelle che sono le diverse sfumature odorose, in questo caso del vino. E nel vino poi ne trovi di tutti i colori, perché ci trovi l'erbaceo, ci puoi trovare la frutta, dalla frutta bianca alla frutta matura, e quindi poi l'agrume, e poi ci puoi trovare tutta la parte aromatica, c'è veramente di tutto e di più. Qualcuno dice che appunto chi degusta il vino, il sommelier, un po' fa poesia quando descrive un vino. In realtà non è proprio così, perché effettivamente io non ci facevo caso fino a, insomma, 5-6 anni fa, veramente, certo. Non ci facevo caso, nonostante ho sempre apprezzato un buon bicchiere di vino al tavolo, però il nostro cervello è talmente tanto abituato ad incassare colori, informazioni legate a colori piuttosto che profumi, piuttosto che appunto gustative, che poi non ci facciamo più caso circa il loro rimando, che è anche un rimando che può essere anche storico, perché nel momento in cui noi ci concentriamo e sentiamo quel profumo, ci può anche ricordare la ginestra, che è legato ad un momento in cui siamo, non so, andate a fare una passeggiata sul cratere del Vesuvio e abbiamo sentito il profumo di ginestra. Sono tante, questa cosa, guarda, che è molto bella, molto più concreta di quello che appunto appare, ovvero il fatto che imparare a degustare il vino, e ne parlavamo oggi anche io e te, l'altra collega nonché amica Tania Sabatino, che ne approfitto per salutare. Sì, che abbiamo ospitato settimana scorsa per parlare di buddismo, tra le altre cose. Infatti, vi ho seguite, e il fatto appunto di degustare un vino piuttosto che un olio, piuttosto che un formaggio, oppure il cioccolato, eccetera, non è una cosa così banale come di solito si pensa, ma è veramente molto più profonda, e queste olfazioni che prima abbiamo fatto ci servono per fare in modo che i cassetti del nostro cervello stimolano il cervello, no? Perché la scienza ci insegna, i profumi, gli odori ci permettono di rivisitare quella che è stata la nostra vita nel passato, e quindi, come dicevi tu, la passeggiata vicino alla ginestra, per intenderci. Sì, tantissimo. Prima di passare alla terza fase della degustazione, ovvero no, una cosa fondamentale è non tenere sempre il naso all'interno, quindi le olfazioni devono essere piuttosto brevi, perché se no si finisce con l'assuefarsi, e quindi il nostro naso si abitua a questi profumi e non li sente più, non discerne più un profumo piuttosto che un altro. Questa è una cosa fondamentale, perché vedo spesso persone che tengono il naso nel calice per minuti interi, sperano di farlo e via. In realtà non è così. Si può passare alla degustazione, che avviene anche... Sì, vai, facciamo insieme. Facciamo anche un brindisi nel frattempo. Esatto, alla salute. Allora, buona. Anche in questo caso non bisogna innanzitutto, soprattutto per l'ho tenuto in bocca per un po', e poi dopo l'ho fatto scendere lungo la gola. Hai fatto benissimo, perché saprai che appunto la nostra lingua avverte il dolce, il salato, l'amaro, l'acido in punti diversi. Ragion per cui è utile fare in modo che il vino scorra all'interno della nostra bocca prima di essere ingoiato. Quindi tu hai fatto benissimo, e questa cosa ti garantisce già d'impatto di sapere se questo vino è più o meno sapido, dunque minerale, se è più o meno fresco, dunque acido,
e così via. Stessa cosa dicasi per quanto riguarda l'amaricante e la dolcezza. Queste sono cose fondamentali. Poi nell'aspetto un po' più, sono i tre passaggi fondamentali della degustazione. Poi se proprio insomma la si vuole approfondire ancora di più, ci sono tutte le sensazioni retroolfattive che vanno valutate dopo la degustazione del vino stesso, quindi dopo averlo anche bevuto, quindi con altre olfazioni e così via. Però, diciamo, è un passaggio successivo quello, no? Sì, un passaggio successivo, poi se ne determina ovviamente la qualità e tante altre cose che rendono appunto necessario magari un percorso formativo certo. importante. Una cosa fondamentale, ci sono dei termini che noi utilizziamo nel campo della degustazione e per descrivere un vino, che sono più o meno denso e che lo andiamo a considerare appunto in base agli archetti che... di cui parlavi prima. C'è un termine che è carinissimo, io lo trovo veramente simpatico, che è il tannino. Noi lo utilizziamo quando degustiamo un vino rosso. Il tannino in pratica è quella sensazione astringente che avverti al palato, un po' come quando mangi, non lo so, un loto piuttosto che una pera e così via. Quella peculiarità del vino rosso lo rende appunto particolarmente adatto per essere abbinato a pietanze più o meno grasse, quindi come quelle pietanze, la carne. Come la carne, o comunque quelle pietanze che hanno che debbono essere cucinate a lungo e quindi che sono molto succulente. In quel caso abbiamo bisogno di un vino che compendia questa succulenza, oppure nel caso delle carni la grassezza, e quindi il vino rosso è maggiormente indicato. Però ci sono anche delle pietanze a base di pesce, come ti dicevo all'inizio, che sono così, visto che il nostro tempo è finito, io ti prometto che ti rinvito a casa mia e facciamo una puntata solo sui vini da abbinare al pesce. E dai, sfatiamo anche il mito del vino bianco per il pesce e il vino rosso per la carne. Che ne pensi? Ci sto, va benissimo, accetto l'invito. E allora, brindando con te, io ti saluto, ti ringrazio per essere stata qui a Casa Sodano. Grazie, io ti invito. Alla prossima settimana. Grazie a Maria Consiglia Izzo. Ciao Sonia, ciao a tutti. E nel nostro spazio di questa settimana dedicata allo sport, che ovviamente non può mancare a Casa Sodano, ho deciso di mia iniziativa, ma anche con l'iniziativa, diciamo, il benestare della nostra Gabriella, di parlare di sport io e lei insieme, proprio per andarci a focalizzare ancora meglio su quelli che sono gli aspetti relativi allo sport e alla quarantena. Sicuramente un video che voglio condividere con voi è quello relativo al CONI, che parla di una ripresa. Torneremo presto a gioire tutti quanti insieme. Adesso si vedono gli stadi e comunque i luoghi di sport chiusi al pubblico, estremamente triste forse vederli così vuoti, però è anche un messaggio di speranza quello che vuole farci avere il CONI sotto questo punto di vista. Quindi torneremo a gioire insieme, Gabriella. Beh sì, sicuramente, perché lo sport ha voglia di riprendere, diciamo ricominciare il proprio movimento. Aspetta, perché è giusto aspettare che lo si faccia in piena sicurezza, e quindi praticamente io lo chiamo questo video un invito alla resistenza, no? Devi resistere aspettando e sapendo che lo sport poi, che ci accompagna da sempre, ricomincerà sicuramente. Intanto molto bello questo video, come potete leggere anche dall'intestazione, lo trovate sul sito dell'ANSA ed è sicuramente un video da vedere. Torneremo ad allenarci, a gareggiare e a gioire insieme.
Bene, questo è sicuramente un messaggio molto molto bello che era da condividere con chi ci segue quotidianamente, anzi una volta a settimana, magari quotidianamente, però ecco, anche attraverso quelli che sono i miei social, soprattutto su IG, io tendo sempre a tenere informati ovviamente gli amici, i tifosi e quelli appunto che mi seguono. Però dopo aver visto questo video, secondo me è importante anche andare a capire la situazione con le parole di Spadafora e Gravina. Beh sì, sono loro adesso diciamo gli artefici di questa eventuale ripresa e diciamo che è difficile trovare un punto di incontro. Ecco, se possiamo, insomma, stiamo vedendo l'immagine che insomma, come la commenti. Allora, Spadafora dice: "Ok, al protocollo o il governo chiude il campionato". Praticamente il ministro dello sport, se non ci sarà accordo, appunto, ognuno dovrà andare a responsabilizzarsi in quello che è la sua area di competenza, in particolare se la FIGC e la commissione tecnico-scientifica del governo troveranno un'intesa sul protocollo di sicurezza, gli allenamenti riprenderanno. Questo sì, dice il ministro, però è anche vero che Gravina poi ha detto diverse cose a tal proposito, perché che cosa ha detto Gabriella? Ha detto sì, che tu hai usato una parola che fa paura, almeno è quello che si capisce, che si evince da questi discorsi, che è la parola responsabilità. C'è da parte delle società la paura di non poter garantire la massima sicurezza ai propri tesserati, hanno definito il protocollo difficile da attuare e quindi c'è questo spettro, ecco, del coronavirus e del Covid, e quindi la paura c'è: se dovesse succedere, se un tesserato dovesse risultare positivo, come, insomma, di chi sarebbe la responsabilità? E allora come va ad arginare il problema? Probabilmente sì, lo stanno estremizzando perché hanno paura delle conseguenze, le posizioni sono diverse. D'altra parte Spadafora, neanche tanto tra le linee, ha parlato di un piano B, cioè ha invitato proprio il calcio a pensare a un piano B, quindi a pensare alla prossima stagione. Gravina dall'altro lato ha detto: io non firmo per il blocco dei campionati, perché sarebbe quasi come decretare la morte del calcio. Quindi secondo me la questione andrà avanti ancora per un po', sicuramente. Intanto con i potenti mezzi dell'internet, sulla Gazzetta dello Sport ho inquadrato un'altra notizia: la Liga francese chiude la stagione, e quindi almeno per quanto concerne la Francia già sappiamo qual è l'indirizzo preso appunto dai francesi rispetto appunto a quello che è il calcio, molto diverso invece da quello che sta succedendo qui in Italia. Sì, infatti io la chiamo la diversa Europa, perché se tu guardi, insomma, in Francia si è presa questa decisione: non si tornerà in campo prima di agosto-settembre con questa stagione chiusa. La stessa cosa aveva fatto in precedenza il Belgio, mentre dalle altre parti d'Europa in Premier scalpitano per ritornare in campo e entro giugno lo vorrebbero fare. Ugualmente in Bundes, in Spagna, che è uno dei paesi più colpiti dal Covid, purtroppo come noi, c'è insomma la voglia di rimettere palla al centro, dico io, quindi, o quantomeno cominciare con gli allenamenti, e mentre da noi insomma si è completamente divisi, e quasi come se ci si aspetti che qualcuno dica: no, basta, è tutto chiuso. Quindi la situazione è in divenire, e guardiamo in effetti anche la differenza, insomma, tra Francia, Germania, Inghilterra, che tu ovviamente stai facendo notare mediante i video, insomma, e le notizie. Sì, effettivamente ho evidenziato l'altra notizia, sempre per quanto riguarda la Bundesliga, in questo caso sulla Gazzetta e lo Sport, manca il via libera della Merkel, quindi mentre si pensava ad una ipotetica ripresa per il 9 maggio, adesso la ripresa è diventata, come si suol dire e come appunto dice anche il titolo della Gazzetta dello Sport, un sogno.
quindi non si riprenderà più. Ci dovrà essere appunto un meeting tra la cancelliera, i ministri, i presidenti regionali, e durante questo meeting ancora non è stata presa una decisione, tutto rinviato a mercoledì. Intanto le squadre hanno iniziato i test ravvicinati per riprendere al più presto gli allenamenti di gruppo, quindi è ancora tutto in divenire. C'è stato questo meeting, questo incontro, appunto, come dicevo, tra la cancelliera, i ministri e i presidenti regionali, però la decisione è rinviata, quindi in questo caso bisogna attendere. Sì. Però diciamo che una linea più o meno dalle altre parti del mondo c'è, grosso modo, e sì, in Italia invece manca. Voi anche per la questione di cui parlavi poc'anzi, perché si ha tanta paura di... se poi si torna in campo e ci sono dei contagiati, come ci dobbiamo comportare? Di chi sarebbe la responsabilità? Che è un tasto dolente, perché si incorre in questioni che possono essere definite, anzi no, possono essere definite, sono penali, insomma, per cui diventa complicato. E tra le altre cose stavo proprio leggendo la notizia, sempre per restare sulla Gazzetta dello Sport, Oriana, che è ovviamente la compagna di Dybala non è positivo, attendiamo gli ultimi test che per le volte precedenti avevano appunto evidenziato la positività del calciatore della Juventus, e adesso questa positività, come dice lei, non c'è ancora, cioè stanno aspettando i risultati. Hai ragione, in questi giorni c'era stato il rumor, se così possiamo chiamarlo, comunque il chiacchiericcio, che dopo moltissimi giorni lui fosse ancora positivo, risultasse ancora positivo al tampone. Invece lei ci ha tenuto a specificare che non c'è nessuna notizia e si attendono gli ultimi test, quindi mi piace dire anche questa cosa, cara Gabriella, perché è giusto che insomma si evidenzi la lealtà delle persone di cui stiamo parlando. Lei ha detto: vi abbiamo messo in evidenza quello che è stato il risultato purtroppo positivo al Covid, perché non dirvi anche della negatività nel caso, o di un'ulteriore positività. Certo, mi sembra lineare e corretto da parte sua, certo. Quindi diamo ancora uno sguardo a quello che è l'articolo, che ovviamente trovate sul sulla Gazzetta dello Sport, e poi seguiremo la vicenda e ci auguriamo che appunto il calciatore possa finalmente darci delle buone notizie a tal proposito. Certo. Passiamo anche alle belle iniziative, perché in questi giorni abbiamo visto, anche settimana scorsa ne abbiamo abbondantemente parlato, non soltanto per quanto riguarda quelle che sono le iniziative sui social che comunque i calciatori hanno messo in atto con gli allenamenti, che in qualche modo hanno fatto compagnia ai tanti tifosi, non soltanto con un po' le dirette, le story, però ci sono state anche tante belle iniziative, Gabriella. E solidarietà allo stato puro, vero? Sicuramente noi che conosciamo l'ambiente ce lo aspettavamo, però dobbiamo metterlo comunque, secondo me, in evidenza. E c'è questo titolo dell'ANSA: De Laurentiis, ho comprato la maglia di Mertens, il presidente, l'ho presa all'asta e ha contribuito appunto economicamente ad aiutare chi ne ha bisogno. Aurelio De Laurentiis ha acquistato all'asta la maglia di Dries Mertens, che era in vendita sulla piattaforma di beneficenza della Fondazione Cannavaro Ferrara. Lo ha reso noto il presidente del Napoli con un tweet: dice di essermi aggiudicato a nome del Napoli, scrive De Laurentiis, la maglia di Dries, indossata in Napoli-Barcellona nell'asta benefica Io sto vicino a te, questo era l'hashtag, organizzata appunto dalla Fondazione Cannavaro Ferrara. E sicuramente molti li hanno preso anche come un messaggio del voler rinnovare il calciatore. Questa forse è un po' cattiva in questo periodo, però non lo so se è cattiva, però devo dire la verità, anch'io ci ho pensato, nel senso che dezza amore, perché tra tante maglie c'era anche quella di Diego, c'erano diverse maglie di calciatori,
De Laurentiis ha preso proprio quella di Mertens, e quindi sì, a volte fa bene anche vederci dei segnali positivi su, visto tutto il gelo che c'è stato in precedenza, visto quest'anno difficile, probabilmente c'è un riavvicinamento, ci fa bene pensarlo, forse non sarà così, però al momento ci va bene anche questo, insomma. Se l'ha giudicato per 14.000 euro, vabbè. Che sono serviti sicuramente a un ottimo scopo, perché c'era da, insomma, aiutare le famiglie bisognose napoletane in questa circostanza, per cui va sempre bene, come ha fatto, non so se hai letto Sonia, Ghulam, che addirittura si è messo in strada in questi giorni a distribuire sia mascherine che spese ai napoletani in difficoltà. Lo leggevo proprio stamattina e questa è un'altra cosa che mi ha fatto estremamente piacere. Sicuramente non ne voglio parlare abbondantemente in questa seconda puntata di A Casa Sodano, però secondo me è da seguire anche in prospettiva per quello che accadrà, quelli che saranno le mosse dei vari club. Un po' di giorni fa seguivo la questione Dzeko, molti lo davano addirittura per venduto ed è comunque una delle pedine più importanti della Roma. Quindi secondo me la cosa importante per quanto concerne il calcio in questo momento è andare a seguire anche quelli che potrebbero essere eventuali movimenti sulla base delle decisioni che verranno prese, se proseguire questo campionato, se iniziarne uno nuovo. Prima parlavamo di Mertens, sicuramente uno dei calciatori che bisogna seguire insieme a Caglione per quanto riguarda Casa Napoli, sì, per il rinnovo. Con insomma in scadenza con questa stagione strana, il mercato sarà completamente diverso, perché molti calciatori saranno valutati anche diversamente, a prescindere insomma da quelli in prossima scadenza. Quindi sarà tutto un divenire e dovremo affronteremo qualcosa di nuovo, sia come tempistiche che come proprio modo di agire. Probabilmente anche la prossima stagione sarà diversa da quella che abbiamo vissuto fino a questo momento. Intanto, spostandoci dal calcio agli altri sport, sicuramente è da citare una notizia che ritroviamo pienamente sull'ANSA: coronavirus, Olimpiadi a rischio anche nel 2021. Abbiamo seguito la questione dello spostamento da Tokyo 2020 al 2021, però effettivamente adesso si parla anche di un rischio a tal proposito, che non è quello che ci auguriamo, giustamente, però non parlarne, visto che siamo nello spazio dedicato allo sport. No, questa è veramente è una notizia triste se effettivamente si arrivasse a un ulteriore rinvio, perché se tieni presente che storicamente anche le guerre si fermavano per le Olimpiadi, ecco, il dover rimandare ancora significherebbe che la questione, soprattutto in questo paese orientale, insomma così, è ritornata un'altra volta difficile, per cui no, spero soltanto sia un'ipotesi e spero che sia un'ipotesi. Perdonami, io voglio sottolineare un aspetto, però non è soltanto il paese, cioè soltanto in Giappone, Tokyo, no. Io penso che quando parliamo comunque di stelle del mondo dello sport che vanno in un posto, vanno da tutto il mondo. Quindi io credo che la questione non sia legata esclusivamente al posto dove Le Olimpiadi, ma a tutto il mondo. Quanti atleti italiani dovrebbero andare? Tantissimi, sì, quindi se stiamo calcio, figurati con le Olimpiadi. Hai ragione. Io dicevo soltanto che per arrivare in Giappone, visto che fino a poco tempo fa volevano cercare a tutti i costi di fare le Olimpiadi, per arrivare a questo tipo di decisione significa che effettivamente il problema è ancora vivo, vitale, che non abbiamo sconfitto ancora nulla. Ecco, era questa la cosa. Beh, sicuramente è importante agire in maniera coordinata con tutti i paesi che devono prendere parte a questa manifestazione, tutti gli atleti. Forse un'ultima cosa che voglio sottolineare prima di chiudere questo spazio dedicato allo sport e alla quarantena è che c'è la probabilità quindi di molti atleti, non molti ma alcuni sicuramente, di rivedere anche quelli che saranno i propri allenamenti in vista di questo spostamento del 2021, perché anche a webcam spente, non più a telecamere, a webcam di questi tempi, con te Gabriella avevamo parlato anche di quanti atleti
non potevano più partecipare, vuoi per doping o per altre motivazioni. Adesso con lo spostamento è probabile che si vadano a recuperare anche alcune situazioni, quindi alcuni atleti ricominciare ad allenarsi. Sicuramente, perché le squalifiche di solito sono insomma temporali, per cui passando la squalifica ci ritroveremo degli atleti che non avrebbero preso parte a Tokyo 2020. Sicuramente li vedremo a Tokyo 2021. Questo ci fa piacere, ovviamente. Allora, nell'augurarci che possiamo presto tornare a parlare di partite giocate, intanto mi ha raggiunto anche la mia piccolina, non so se hai notato, dicevo, nella speranza Vero. di poter parlare nuovamente di sport, vero, fatto negli stadi, nel calcio, giocato per quanto riguarda il calcio o altre manifestazioni. Io chiudo così questa seconda puntata per quanto concerne lo sport e ci becchiamo tra poco invece nella nostra riunione. Allora, a metà spalla si scende qui a metà della maglietta. Si Sì? prendono queste due cose. Questa va qui all'estremità, Sì? così e così. Ed Brava! è piegata. Wow, un unico movimento ha piegato la maglia, non sono capace. Non sono No, è capace, facile, giuro. basta un po' di pratica. Comunque sei in onda. Abbiamo registrato la tua performance, cioè non l'abbiamo registrata, l'abbiamo, ecco, immortalata, diciamo così. Vabbè, ma ve la faccio più professionale, stile Marie La Kondo per prossima volta, a gareggiare. noi Va bene. piacciono le cose improvvisate, sono le meglio realizzate, come dice un vecchio proverbio di casa nostra. Ragazze, questa è l'ultima riunione per quanto riguarda questa puntata di A Casa Sodano e volevo parlare con voi anche di quello che è stato, come dire, una rivoluzione. Ecco, è stata una rivoluzione in tempo di quarantena, ossia il cibo da sporto, che sicuramente ha cambiato la vita a molti, a me no, perché io non ho ordinato nulla, però Adele so che la nostra Gabriella ha ordinato la pizza. Sì, ragazze, la pizza sì. Anche perché voi sapete benissimo delle mie abilità come cuoca, no? Culinarie. Quindi io sono l'unica che in quarantena non è che non ha trovato la farina e il lievito, non l'ha proprio cercate. Quindi insomma, dovevo per forza, nel momento in cui c'è stato il via libera a quello che è sempre stato il chiamiamo le pizze, adesso è diventato delivery, Infatti, siamo passati a una ho nuova. chiamato le pizze e il ragazzo è venuto. Con le sue ovviamente precauzioni, mascherina, guanti, visiera e mi ha portato la pizza ed ho festeggiato perché mi era mancata tanto, ma proprio tanto. Per cui sì, io ho approfittato subito. Beh, sicuramente una cosa oltre alla pizza che manca molto a me, perché mi piace particolarmente, come ben Immagino potete quello che stai immaginare. dicendo, dillo, Lo dillo. so che molti non saranno d'accordo, il sushi. Oh, io Ah, sono d'accordissimo! bene. Beh, in realtà gli onigiri li so fare anche a casa, però vabbè, un'altra cosa, insomma, quindi. No, figurati, io non so fare la pizza, figurati se faccio questo. Oh, assolutamente, insomma, però buonissimo, io amo il sushi, lo amo. Adele, invece qual è la cosa che ti manca di più in questo periodo di quarantena, che ti riprometti quantomeno di mangiare appena finisci o comunque troverai un modo per usufruire anche tu del cibo da sporto? Sicuramente sì, la pizza fritta, per esempio, anche sempre per Aggiungiamo quei buoni calorie. propositi, sì, è tutto collegato in realtà. No, In però realtà. principalmente questo, sì, la pizza comunque. Gli abiti che metteremo quando saremo dimagrite, giusto? La pizza fritta ci va proprio a Sì, nozze. esatto. Sì, esatto, sì.
Beh, effettivamente è stata anche bella l'iniziativa del nostro governatore Vincenzo De Luca di comunque lasciare la possibilità ai ristoranti e pub di restare aperti anche ieri, 1° maggio, ovviamente sempre in termini da sport, con le giuste e dovute precauzioni di cui parlava anche Gabri prima, però secondo me è stata un'ottima idea, considerando quello che è il momento storico che stiamo vivendo anche e soprattutto appunto per l'economia. Intanto abbiamo sofferto un po' tutti, da tutte le parti del mondo, per questa cosa che non si poteva andare al ristorante, ma soprattutto per i più piccoli. Io ho trovato questo video carinissimo di cui non sentirete l'audio probabilmente, e quindi ne chiacchiereremo un po' sopra, ecco, sull'l'Instagram LG di quello che è uno dei miei preferiti, VIP preferiti, Jared Leto, ecco, per chi è un po' rocchettaro come me sa di chi sto parlando. Lui è sempre estremamente legato a queste cose dei bambini, cioè molto sensibile, non per niente capricorno, Gabri, quindi... quindi l'ho trovato carinissimo. Io adesso lo metto in play questo video, ed è una bambina la cui mamma praticamente sta dicendo in maniera molto anche divertita che tutto chiuderà, quindi Nando chiuderà il McDonald's, mamma mia, e chiuderà qualsiasi cosa, insomma qualsiasi locale, anche ecco come la disperazione leggere. La disperazione sul viso, praticamente. Voi forse non sentite l'audio, ma io che lo sto sentendo, vi invito ad andare sul profilo IG di Jared Leto per vedere come questa bambina piange. Cioè, a me viene da ridere, ma effettivamente è straziante. No, ma la cosa più bella è quando la mamma le dice che la cucina cinese sarà chiusa, quindi il ristorante cinese, McDonald's, KFC... E l'unica che sarà aperta come cucina, manco la pizza, sarà quella di mamma. Quella di mamma. E lei continua a distrarsi ancora di più. La disperazione più totale, sembro io, perché io neanche la cucina di mamma, mi è rimasta solo la mia, capito? Perciò, facciamo sapere alla bambina che poteva andarle peggio. Facciamo sapere alla bambina che poteva andarle peggio. Sì, sicuramente. Insomma, andate sul profilo IG di Jared Leto, perché in realtà lui ha messo anche altri video molto molto divertenti di questo periodo per sdrammatizzare, ma soprattutto per esorcizzare, ecco, forse questo è il termine migliore, un momento particolare dove sicuramente un sorriso in più ci cambia il, non la vita, perché purtroppo no, però ci cambia il momento che stiamo vivendo, ragazzi. Sicuramente. Adesso possiamo anche riprenderci, insomma, quello che abbiamo perso durante questa quarantena. Io per esempio sono in debito con le zeppole di San Giuseppe, perché non sapendo cucinare non le ho fatte, per cui ho bisogno, vedi, non appena riapriranno, anche se in maniera scaglionata, io dovrò recuperare quanto perso, perché è giusto. Allora, io una richiesta a chi mi segue sui social l'ho fatta. Quando vado a fare la spesa, in realtà ci va mia madre, potete prendere tutto, penne rigate, penne non rigate, potete prendere quello che vi pare, dolci, salati, lasciatemi una cosa, vi chiedo una cosa, il caffè. Lo sapevo, il caffè non lo devono toccare, è vero. Anzi, sì. Rinuncia. Senti, invece tu, Adele, che cosa non hai rinunciato in questa quarantena e cosa invece ti riprometti di mandare subito dopo appena finisce? Cosa non ho rinunciato? A niente, praticamente. Ma come? No, io nel senso... No, nel senso... Allora, io ho avuto la fortuna di avere mamma che normalmente vive a Crotone, però era venuta qui per le vacanze di Natale, era rimasta fino all'8 marzo che era il suo compleanno. Avevamo programmato di riaccompagnarla giù nel weekend successivo. È successo quello che è successo e ho avuto la fortuna di averla qui, bloccata qui. E essendo una mamma del sud, capirai che
ogni cosa che esce dalle sue candide manine è oro, è grandezza di Dio. Quindi ah, ecco, è per quello. Se invece ti posso assicurare che se avessi fatto la quarantena con me, invece, tutta quella parte di armadio dove c'è quello che devo dimagrire, ce lo saremmo messe io e te, capito? Altro che bambina che piange, altro che bambina che piange, Adele, tu proprio ti chiamava Pacria. Poco ma sicuro. Ragazze, ragazze, io sono felice di aver comunque pensato a questo format, tutte e tre insieme con tanti ospiti, perché questo è un momento in cui, al di là della quarantena, che sicuramente non è semplice per nessuno, riusciamo a strappare un sorriso tra di noi, spero anche a chi ci segue da casa. Noi cerchiamo di sdrammatizzare gli esorcismi. Diciamo che l'intento è proprio quello di far sorridere qualcuno in questo momento in cui può capitare durante la giornata quel minimo di momento apatico, quantomeno di momento nostalgico, e noi cerchiamo di farli ridere con quelle che poi sono cose che penso capitano nelle case di tutti, perché non penso, ditemi di no, di essere l'unica che non sa cucinare, non può essere. Però torniamo un attimo serie, ragazze, torniamo un attimo serie, abbiamo ancora 5 minuti prima di salutarci. Io direi anche di dire quanto è importante adesso, visto che qualche voglia ce l'abbiamo un po' tutte, no? Che può essere la pizza, il sushi o il panino, far lavorare chi è stato fermo questi 2 mesi. Perché, come dicevo poc'anzi e come ho ripetuto anche settimana scorsa, questo non vuole essere un format pesante dove parlare di economia piuttosto che bilancio Covid, vittime, contagi e compagnia cantante. Però è importante dare anche un messaggio positivo ai tantissimi imprenditori, commercianti che in questo periodo non se la stanno passando proprio bene, Adele, no? Assolutamente, assolutamente sì. Nel nostro piccolo comunque veramente non dobbiamo, tutta l'Italia non deve abbandonarli. Secondo me anche per il futuro, anche una questione di vacanze, magari molti progettano la vacanza all'estero, però l'Italia è così bella, è così piena di posti straordinari che appena si potrà fare una vacanza come si deve, cerchiamo di restare in Italia, cerchiamo di aiutarci da soli. Ovviamente parliamo in prospettiva, quando certo. Ci saranno le misure e il momento giusto per fare quello che Adele sta dicendo, io sono pienamente d'accordo, ma ancora di più sono d'accordo nel far, anche nel dare, ecco, sicuramente non una svolta perché non possiamo da soli, ma aiutare un po' anche l'economia di quelle che sono tante librerie che dovevano riaprire, che purtroppo poi alla fine non hanno riaperto più. Settimana scorsa con Gabriella abbiamo fatto questa simpatica, che è piaciuta a tutti devo dire, rubrica dei libri che ci ripromettiamo sì di rifare, magari ecco inglobando qualcun altro nel mezzo, però io credo che anche acquistare, io sono una patita ai libri, quindi acquistare un libro in libreria, farselo magari portare a casa per chi ha questa possibilità, è importante. Gabri. E, adesso scherzi a parte, con tutti gli atti alla cucina, è l'unica cosa che in quarantena effettivamente mi ha fatto compagnia, la lettura, perché anche la TV, insomma, sì, ok, però il sentire sempre le stesse cose era abbastanza angosciante, no? Invece la lettura ci ha permesso, perché noi leggiamo tutte e tre e io lo so, ci ha permesso comunque di estraniarci un attimo, di fare una cosa piacevole, per cui come dobbiamo aiutare, soprattutto ragazzi, io dico le piccole attività che nelle nostre città sono tante, i piccoli commercianti, i piccoli esercenti che comunque stanno avendo delle difficoltà, dobbiamo aiutare le librerie perché c'è bisogno di incentivare quello che è un nostro bene, perché ci fa bene, è quello che è comunque un qualcosa che ci può tenere viva la nostra economia, perché noi siamo un popolo basato sul turismo e sulla cultura, non ce lo dimentichiamo, per cui incentivarlo ci deve per forza aiutare ad uscire da questa crisi che inevitabilmente si sta aprendo, ma non poteva essere altrimenti.
Sicuramente una cosa che voglio aggiungere anche a quello che diceva poc'anzi Adele, oltre ai viaggi, quando sarà possibile tornare a viaggiare e anche quando sarà possibile visitare nuovamente i musei, i siti d'arte della nostra bella Italia, perché adesso lo stiamo facendo, come abbiamo raccontato anche settimana scorsa, solo esclusivamente qui sull'internet, perché ci è stata data la possibilità appunto di fare questi tour così simpatici, ma appena si potrà fare cerchiamo di fare nel nostro piccolo, per quanto ci è possibile, far girare ovviamente l'economia. Ragazze, e finisce qui la seconda puntata di A Casa Sodano. Io vi ringrazio per essere state ospiti a casa mia, ma soprattutto per aver sposato quello che è un progetto che abbiamo pensato e ideato insieme. Grazie ad Adele Monaco, grazie a Gabriella Calabrese, e noi ci ritroviamo con tutti quelli che ci hanno seguito anche settimana prossima, sempre sabato alle 16 alle 18. Ringrazio ovviamente gli ospiti e appunto tutti quelli che ci hanno seguito. Ragazze, grazie, ciao! È stato presentato da Cultura Colori, giornale di informazione quotidiana.